Se prendiamo posto, grazie. Prima però di iniziare il Consiglio Comunale, voglio un attimo dare la parola, me l'ha chiesto il signor Sindaco fuori dal Consiglio Comunale. Signori, buonasera. Allora, c'è una bella sorpresa stasera, perché Gianluca Peripoli, sapete che fa le mascherine, no? E ha avuto un'idea straordinaria, che è quella di fare una mascherina dedicata per i consiglieri, per l'amministrazione comunale. E quindi questa sera le ha portate per tutti quanti noi. Quindi io ringrazio a nome di tutti Gianluca Peripoli per questa bella sorpresa. Grazie Gianluca. E soprattutto, perché è veramente una bella mascherina. La potete indossare già adesso perché è sanificata, quindi l'ha già trattata in maniera tale che se volete indossarla già adesso la potete indossare. Grazie. Ecco, allora se permettete io la indosserò dal prossimo Consiglio Comunale perché stasera io sono con la mia mascherina personale, visto che il Vicenza è tornato in Serie B, sapete la mia grande passione. Vabbè, entriamo adesso nel clima del Consiglio Comunale, scusatemi. Sì, quel libro, sì, voto. Un'altra bella sorpresa che avete trovato ognuno al vostro posto è questo straordinario libro di Claudio Beschin, che abbiamo qua presente e lo ringrazio, e Matteo Boscardin. È un libro che parla di Montecchio Maggiore attraverso una cosa straordinaria che è la pietra nera del Monte Nero in sostanza. Tutto da leggere e da guardare. Io ho avuto piacere anche di assistere alla presentazione che è stata fatta proprio qui in Sala Civica qualche mese fa ed è stata una presentazione piacevolissima. Il libro è bello perché racconta la storia, proprio la storia vera e vissuta di alcuni palazzi storici, non solo di Montecchio, ma direi di, giusto Claudio, di quasi tutta la provincia. Quindi, e tutti quanti hanno una cosa straordinaria che è la pietra del Monte Nero, la pietra nera del Monte Nero. Quindi siamo dentro, diciamo, alle case e ai palazzi più antichi, più storici della provincia di Vicenza. Con questo libro lo testimoniamo in maniera molto forte. Fra l'altro è bello, è veramente bello. Non è un libro noioso fatto da professori e scienziati, no? Che ti danno anche, diciamo, delle terminologie che sono anche astruse a volte. Questo è un libro da leggere e da apprezzare. Grazie Claudio, grazie veramente. Grazie anche da parte mia. E, niente, allora iniziamo col Consiglio Comunale. Facciamo l'appello. Gianfranco, Meggiolaro Maurizio, Calderado Daniele, Lorenzi Gianluigi, Savegnago Anna, Bellin Roberta, Zorzetto Laura, Bertinato Andrea, Beschin Claudio, Gonella Saverio, Peruzzi Marco. Allora si giustifica, mi ha scritto, si giustifica perché purtroppo ha un problema di lavoro impellente, non ha potuto venire. Peripoli Gianluca, Presente. Scalabrin Maurizio, Meggiolaro Lucia, Lucantoni Anna Maria, Carretta Pierangelo, Piccingia Luigi, Cecchetto Milena, Meggiolaro Claudio, Colalto Carlo, Crocco Loris, Stocchero Maria. Per come scrutatori stasera nominiamo Bertinato Andrea, Savignago Anna, che c'era, Savignago Anna è nominata scrutatrice, e la professoressa Lucantonia Anna Maria. Ok. Allora, prima di partire col Consiglio Comunale, in accordo col sindaco che ne abbiamo parlato e anche sollecitato da qualche consigliere comunale che mi ha chiamato in settimana, volevo un attimo dedicare un momento così, di commiato per ricordare due persone che recentemente ci hanno lasciato, due persone che hanno contribuito in maniera veramente importante alla crescita sportiva, sociale e anche
a difesa dei diritti di Montecchio Maggiore. E sto parlando appunto di Enrico Agosti e di Giuseppe Ghiotto. Quindi io volevo un attimo, magari se poi qualcuno voleva dire due parole, comunque fare poi un minuto di silenzio. Io da parte mia posso aggiungere che oltre a essere due persone che ho conosciuto bene, ho anche personalmente collaborato con loro per 10 anni da assessore allo sport, visto che loro poi si sono molto interessati della pratica sportiva. Giuseppe Ghiotto chiaramente ha dato tutta la sua vita allo sport, alla pallavolo femminile, al volley San Vitale, la sua creatura, che ha dedicato anima e corpo. Enrico Agosti, sfortunato tra l'altro, che fin da giovane è rimasto vittima di un incidente stradale che lo ha portato a rimanere paralizzato in carrozzina, comunque non si è perso d'animo, ha cercato sempre di farsi parte attiva, tra l'altro proprio anche attraverso lo sport, praticando anche molti sport, ma soprattutto praticando il tennis tavolo, tra l'altro uno dei soci fondatori della famosa cooperativa H81, che è stata forse una delle prime in Italia a dedicarsi agli sport paraolimpici e ad aiutare i disabili. Ricordiamo tra l'altro Enrico con cariche importanti anche dal punto di vista dirigenziale, lo ricordo soprattutto ultimamente come delegato del CONI provinciale e delegato del CIP, Comitato Italiano Paralimpico. Due persone che sicuramente avevano dei caratteri forti, due persone che sicuramente a volte erano anche spigolosi, ma due persone che però si poteva poi alla fine trovare sempre un punto di dialogo, di contatto, ma che lo facevano e l'hanno sempre fatto per il bene degli altri, per il bene del paese, per il bene dello sport, per il bene dei diritti. Ecco, io ripeto, con queste due persone, oltre ad aver collaborato, poi sono diventato anche amico, perché veramente insomma erano due persone che mi sono state anche sempre anche tanto molto vicino, soprattutto negli ultimi tempi. Quindi per me è stato un doppio botta al cuore, insomma. E quindi mi fa piacere stasera veramente ricordarli, perché hanno veramente fatto tanto per la nostra città. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Scalabrin. Voglio dire che sono due persone che il Presidente ha ben descritto, ma poi tutte le cose che hanno fatto parlano per loro, per cui è anche inutile dire una cosa in più. Ricordiamoli volentieri e ringraziamoli, questo sì, tanto. Ma non credo valga la pena aggiungere retorica, insomma, è meglio una preghiera per la loro vita e un ringraziamento per la loro opera. Ok, allora se ci alziamo in piedi per un minuto di raccoglimento. Bene, mi ha chiesto poi la parola per fatto personale la professoressa Luca Antoni. Buonasera. Allora, chiedo la parola per un fatto riguardante la interrogazione da me presentata l'11 maggio. Faccio notare che le interrogazioni devono essere contenute in un tempo massimo di 10 minuti per la presentazione e 10 per la risposta. La mia presentazione è stata nei tempi, la risposta dell'assessore si è protratta pesantemente per tutti qua, oltre i 30 minuti, e lei Presidente non è intervenuto per far rispettare questi tempi.
Secondo punto, sono stata redarguita con toni per me umilianti e offensivi, quando lei mi ha diffidato poi alla fine di fare interrogazioni come quella che ho fatto. Ora, se l'interrogazione conteneva troppe domande, avrebbe dovuto respingerla come troppo lunga e l'avrei suddivisa in due sessioni. O avrebbe dovuto invitare l'assessore a riportare succintamente i dati richiesti e non fare un trattato di assistenza sociale. Quindi il suo tono, diciamo che il comportamento suo e anche quello dell'assessore, io vi ravvedo una precisa volontà di scoraggiare il diritto all'informazione, che è un diritto di tutti e anche della minoranza. E così ha anche svilito, questi comportamenti ha anche svilito un po' l'istituto dell'interrogazione, che è importante per la democrazia di questo consesso, di questa assemblea. Grazie. Allora io rispondo subito, visto che ha fatto personale, evidentemente lei, professoressa Luca Antoni, consigliere comunale, non è molto attenta nelle risposte e la prego di andare a rivedersi magari le registrazioni di quello che ho detto io quella sera. Quella sera io ho detto che non avrei più accettato interrogazioni di quel tipo, non lei, non ho diffidato lei. Ho detto che non avrei più accettato, dal mio punto di vista, interrogazioni di quel tipo, perché erano interrogazioni che andavano fuori dalla logica da cui è nato invece proprio il fare l'interrogazione, dall'istituto dell'interrogazione come lei l'ha citato prima. Perché l'interrogazione si fa su un punto preciso, si chiedono spiegazioni precise, ma non si fa un'interrogazione che la si fa diventare 5 interrogazioni. Ho anche detto in quella sera che è stato colpa nostra a portarla alla discussione del Consiglio Comunale, perché evidentemente è passata attraverso, così come da un punto di vista democratico è giusto che sia, attraverso la conferenza di capigruppo, che non ha avuto nulla da obiettare e l'ha portata in Consiglio Comunale. Quindi era giusto a quel punto discuterla. Ho fatto ammenda invece a me stesso di non essere stato attento perché non l'avevo effettivamente letta e quindi non succederà mai più che non legga approfonditamente un'interrogazione prima che sia presentata alla Commissione Capigruppo. E in ultima, io poi, visto l'eccezionalità della sua interrogazione che era in più punti, allora ho detto lasciamo la parola all'assessore di riferimento per poter rispondere in maniera compiuta a tutte le sue domande all'interno dell'interrogazione, cosa che penso che fosse, voglio dire, il suo scopo, perché immagino che il suo scopo di fare un'interrogazione è quello di avere delle risposte. A me dispiace invece che, pur con una mezz'ora di tempo avuta a disposizione dell'assessore, si lamenta non tanto magari per le risposte date con cui può essere d'accordo o meno, ma soprattutto sul fatto che invece gli è stato risposto in maniera esauriente. Però sappia che non era niente di personale rivolto a lei, ma rivolto a quello che potrà succedere in futuro. Spero di essere stato convincente, perlomeno. Grazie. Poi devo dare... Sì, devo dare la parola all'assessore Crocco, che me l'ha chiesta. Sì, grazie Presidente. Solo una comunicazione. Questa sera è stato approvato in giunta lo schema del rendiconto 2019, quindi da domani troverete pubblicata nell'area FTP la documentazione. Io volevo capire a quanti di voi interessa il cartaceo, perché siccome è un toma da biblioteca mi regolo su quanti stamparne. È stato approvato il rendiconto del bilancio 2019. E domani sull'area FTP troverete i documenti. Volevo sapere quanti vogliono il cartaceo dei consiglieri. Vabbè, per voi capigruppo, là una testa. Vabbè, ok, grazie. Dopo se qualcun altro lo vuole ce lo dica, insomma più che altro che... saranno 300 fogli, quindi... Ok, grazie. È sempre depositato in ragioneria, chi volesse solo prenderne visione. Insomma. Grazie Assessore, parola al Consigliere Scalabrin. Allora io ritorno sulla questione che vi ha riguardato.
ma non per creare ulteriore scompiglio, ma solo per chiedere, perché io non ho trovato sulle righe del regolamento comunale argomenti che trattino sulla disponibilità del Presidente del Consiglio di accettare o non accettare le interrogazioni. Perché qua c'è scritto l'articolo 19 che i consiglieri hanno il diritto di presentare al sindaco, quindi non al presidente, interrogazioni, interpellanze, eccetera, eccetera, entro 7 giorni. Si spiega come ha diritto di prendere la parola il consigliere, i tempi, lo stesso vale per la interpellanza e poi per le mozioni. Però non ci sono, come dire, trattati riguardo extra tempo, altre possibilità. Per cui diciamo che è alla discrezione dei consiglieri fare le interrogazioni in modo tale che le risposte possano essere nei tempi. Ecco. Sì, però quello che ho tentato di spiegare, evidentemente non mi faccio capire, è che comunque la Commissione Capigruppo che decide se l'interrogazione viene ammessa o non viene ammessa, perché se la Commissione Capigruppo decide che l'interrogazione non viene ammessa, dal mio punto di vista si fa fatica a portare avanti. Quindi non è, io come Presidente del Consiglio ho sbagliato a non leggerla e magari a riportare l'appunto che quella interrogazione era anomala, e dopodiché era al giudizio della Commissione Capigruppo disquisire o meno, cosa che invece non è stata fatta. Tutto qua, questo era quello che io volevo dire. Sì, e ho capito, e in un certo senso interpreto positivamente il suggerimento, ma secondo me non c'è scritto neanche che la Commissione Capogruppo può decidere di accettare o non accettare. E il motivo semplice è questo: l'interrogazione, l'interpellanza e la mozione sono un diritto inalienabile della libertà dei consiglieri di conoscere, di sapere, di chiedere, che non è, come dire, condizionata dal fatto che facciano parte della maggioranza o della minoranza. È un diritto. Allora, siccome la Commissione Capigruppo comunque decide a maggioranza e la maggioranza in Commissione Capigruppo ha sempre la maggioranza, questo, se fosse nel regolamento, impedirebbe la libertà di ogni consigliere comunale di chiedere quello che ritiene giusto, ovviamente nel merito delle questioni amministrative. Allora, se la prendiamo come una specie di raccomandazione, mi sta bene, perché sviluppare una domanda semplice e permettere all'assessore di dare tutte le risposte è sicuramente meglio che fare un elenco di 700 domande per cui l'assessore non può rispondere a niente. Su questo è ma la raccomandazione, ma non esiste secondo me che uno possa impedire a un qualsiasi consigliere di chiedere, purché nel merito delle questioni amministrative. Quindi se io faccio un'interrogazione per chiedere perché il sindaco gira con le mutande verdi, non c'entra niente, ma se gli chiedo per quale motivo una cosa amministrativa viene fatta, io, a prescindere dal parere della Commissione Capigruppo, a prescindere dal parere del sindaco, a prescindere dal parere del Presidente del Consiglio Comunale, ho diritto di presentarla. Questo è, perché sennò si lede la possibilità democratica di partecipare attivamente come consigliere comunale. Poi resta l'opportunità, Presidente, quindi io sono venuto da lei quella volta, ho detto forse era meglio che ci accorgevamo prima, si ricorda, perché anche a me piace di più avere uno scambio che sia, per carità, per quanto vivace, ma nel merito delle questioni. A un certo punto, visto che l'assessore voleva a tutti i costi incapricciarsi a rispondere su tutto, anche mettendo le virgole, i punti e virgole, io ho detto sto i 10 minuti, aspetto i 20, vengo a comunicare, dopo vado via, perché se io avessi fatto quello che ha fatto l'assessore, io e lei saremmo andati in galera perché ci saremmo offesi reciprocamente e riempiti di insulti. Allora le regole o valgono per tutti o non valgono per nessuno. Comunque le cito l'articolo 14 dell'ordine del giorno delle sedute. L'ordine del giorno viene redatto dal Presidente.
inserendovi gli argomenti richiesti dal sindaco, da un quinto di consiglieri e discusso con i capigruppo. Allora, se io devo discutere di una cosa, devo discuterla, se no non sarebbe scritto. La discussione può anche vertere sul fatto se un'interrogazione può essere lecita o meno, non rispetto all'argomento trattato, ma anche a come è stata formulata rispetto all'istituzione dell'interrogazione come è conosciuta. Io la interpreto così, e quando io dico, beh, ho capito, ma vabbè, ma nel momento in cui si discute, poi si può anche, magari, può anche essere fatto delle proposte. Chiaro? Ecco, quindi voglio dire, quindi non è che poi, cioè, io... Da Presidente del Consiglio sono io che comunque vengo a portare l'ordine del giorno in Commissione Capigruppo, ed è da quel punto di vista lì che non ho che mi sono fatto mea culpa per non aver sollevato il caso del punto. Questo era benissimo. Vabbè, ma dalla discussione poteva venirne fuori di tutto di più, poteva anche... Mi capisce, no? Bene. Allora, io torno a ripetere quello che ho già detto, che non capiterà mai più che un punto all'ordine del giorno venga messo in Commissione Capigruppo senza una doverosa discussione sul momento... Ecco, quindi penso di essere... Ed è quello che ho... Oh, bene. Grazie. Consigliere Argonella. Qui ho dato la parola, siamo fuori dai termini comunque, ha ragione, era per fatto personale mio e del consigliere, se può essere breve. Sì, è un rapporto che do per dirimere questa controversia. Io inviterei il nostro segretario, il dottor Bonsanto, a relazionarci in merito su come dovremmo comportarci prossimamente per quanto riguarda il discorso della presentazione e dell'oggetto che va portato poi, di come deve essere presentato e eventualmente accettato o meno dalla riunione di capogruppo. Sì, ho capito, ho chiesto solo, Lucia, ecco. Per quanto riguarda invece, spendo una parola a favore dell'assessore perché non ho potuto farlo nel consiglio. Allora, siccome c'è un fatto, personale, mi scusi, consigliere, per piacere, consigliere, è fatto personale. O entra, no, mi dispiace, non glielo lascio. Se può portare via il microfono, no, mi dispiace. Grazie. Finiamo qua, era patto personale, dopo come al solito sono buono a concedere, dopodiché purtroppo ha ragione, avevo concesso a Scalabrini, però se cominciamo ad andare a disquisire su, mi dispiace, ma non posso permetterlo. Segretario, possiamo andare avanti? Bene, allora, primo punto all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Parola all'assessore Croco. Grazie Presidente. La ricordo che questo Consiglio Comunale ha approvato il 23 dicembre 2019 il bilancio di previsione 2020-2022 con i DUP di allegati. Sono state nel frattempo apportate delle variazioni di bilancio con i provvedimenti di Giunta Comunale numero 4 del 16 gennaio, con delibera di giunta comunale numero 51 del 2 aprile, poi per sempre quelle misure urgenti di solidarietà comunale che sono state ratificate dal Consiglio Comunale in data 11 maggio 2020. Un'altra variazione con delibera di giunta comunale numero 54 del 9 aprile, ratificata dal Consiglio Comunale il 18 maggio, e una variazione deliberata da giunta comunale il 21 maggio di riaccertamento ordinario dei residui e variazione del bilancio e previsione. Si rende ora necessario variare ulteriormente l'annualità 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 sulla base delle richieste pervenute dai responsabili dei servizi e per rilevare le maggiori entrate per contributi straordinari dello Stato conseguenti all'emergenza da Covid-19.
nello specifico sono 21.936,43 per sanificazione e disinfezione degli ambienti e 302.268,39 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, quale acconto del 30% del fondo di, previsto dal decreto rilancio. Vi ricordo che con decreto del Ministero da adottare entro il 10 luglio 2020 saranno individuati i criteri e le modalità di riparto degli ulteriori fondi stabiliti dal Ministero. Vado ad elencarvi quelle che sono appunto le variazioni. Nello specifico, per quanto riguarda le entrate correnti, abbiamo maggiori entrate per 336.300. Nello specifico sono contributi ordinari dello Stato per 22.000 euro e altri 302.300, sempre contributi ordinari dello Stato, che vi accennavo poc'anzi appunto per l'emergenza Covid. Poi abbiamo da rilevare donazioni da privati per l'emergenza Covid 2019 per pari a 12.000 euro. Per quanto riguarda le spese correnti, sono previste variazioni in aumento per 260.192, con accantonamento al fondo di riserva di importo di 176.692 da utilizzare con successivi provvedimenti. In particolare vengono previsti 17.500 euro per far fronte al rimborso delle reti di trasporto scolastico per i mesi in cui il servizio non è stato usufruito. Quindi abbiamo appunto 17.500 di questi rimborsi, 10.000 euro per spese per manutenzione e gestione del patrimonio, 20.000 euro di studi, progettazione e collaudi delle opere pubbliche, 4.000 euro per spese per verifica e certificazione immobili, 10.000 euro per l'acquisto di materiali e dispositivi di protezione individuale per, sempre legate al Covid-19, i 12.000 euro sono il reimpiego dei contributi per misure urgenze di solidarietà comunale, quindi sono stati utilizzati per incrementare il fondo destinato per i buoni spesa. 10.000 euro sono iniziative e interventi per il commercio e appunto, come vi citavo prima, 176.692 sono stati appostati al fondo di riserva. Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, vengono previste variazioni in aumento per 1.892 euro, che sono relative all'alienazione di un diritto stradale della dotizzazione Poscola, che è già stato passato in questo Consiglio Comunale con la delibera numero 70 del 2019. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, sono previste maggiori spese per 78.000 euro. Nel dettaglio sono 10.000 euro di attrezzature informatiche per gli uffici, sono state attrezzate per lo smart working per i dipendenti in principale modo, 20.000 euro per la sistemazione delle infiltrazioni del soffitto della scuola media Marco Polo, 35.000 euro è per il rifacimento dell'illuminazione del parco giochi del piazzale Don Milani e 13.000 euro per la sostituzione dello schermo e l'adeguamento dell'impianto audio del castello di Romeo per poter fare gli spettacoli e il cinema. Le maggiori spese in conto capitale sono finanziate appunto da entrate in conto capitale per i 1.892 che vi citavo poc'anzi e da entrate correnti per 76.108. Grazie. Grazie Assessore. È aperto il dibattito. Se c'è qualche consigliere che vuole parlare. Vedo che nessun consigliere non ha nulla da dire, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Se ci sono dichiarazioni di voto, nessuna dichiarazione di voto. Quindi mettiamo i voti. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Non c'è l'immediata eseguibilità, quindi... Ah, c'è. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari e astenuti? Bene. Punto numero 2. Approvazione variante al piano regolatore comunale ai sensi del DPR 160/2010 e della legge regionale 55/2012 per ampliamento fabbricato produttivo in via Ponte Poscola, ditte Tecnomec SNC di Peretti Roberto e Unicredit Leasing SPA. Parola all'assessore Meggiolaro Claudio. Grazie, buonasera a tutti. Allora, è come al solito un intervento edilizio che passa attraverso il cosiddetto sportello unico
una variante dello strumento urbanistico generale che consiste nell'ampliamento di un'attività produttiva in una zona agricola limitrofa alla sede dell'azienda che è in via Ponte Poscola, nella stessa zona in cui la volta scorsa abbiamo approvato lo sportello unico dell'altra azienda che era Trafo Electric. Il cambio di destinazione da agricola a zona produttiva speciale è complessivamente di 2.400 metri quadri. Tecnomec SNC è un'azienda che ha attività di meccanica di precisione contro terzi. La realizzazione del manufatto riguarda la costruzione di un nuovo magazzino e pertinenze esterne per, leggo testualmente da quanto dichiarato dall'azienda, razionalizzare il ciclo produttivo e garantire una maggiore sicurezza ai dipendenti che transitano nell'area di pertinenza esterna esistente. È passata a distanza attraverso due conferenze di servizi, una del 16 maggio e una del 22 gennaio, meglio prima quella del 22 gennaio e poi quella del 16 maggio, presso la provincia che aveva chiesto delle integrazioni perché i due sportelli unici erano più o meno contemporanei rispetto a quelli della stessa zona, però questa ha avuto un passaggio in più in provincia. Ci sono tutti i nulla osta e i pareri necessari, ovviamente, sia per quanto riguarda reti gas, la soprintendenza archeologica, il consorzio di bonifica, genio civile, acque del Chiampo e la commissione VAS della regione. Parte degli standard parcheggio e verde pubblico vengono realizzati e in parte monetizzati ai sensi della variante normativa del piano di interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale 42 del 23/7 del 18. Per essere un po' più precisi, l'intervento prevede la costruzione di un nuovo magazzino di 610 metri quadri, un nuovo alloggio del custode con un volume di 490 metri cubi, la realizzazione di spazi esterni di pertinenza, piazzali, aree di manovre e parcheggi, la realizzazione di aree di verde pubblico per 380 metri quadri e verde di mascheramento mitigazione ambientale, la modifica dei parcheggi pubblici esistenti, la monetizzazione di 218 metri quadri di area standard. Dal punto di vista economico, l'impegno della ditta per i versamenti al Comune riguarda 28.667 rotti euro come contributo straordinario, 864 come compensazione ecologica per una fascia boscata su un'altra porzione del territorio comunale, 22.265 euro come oneri di urbanizzazione e 13.236 euro per la monetizzazione di aree standard non realizzate. È passata in Commissione Ambiente ancora tempo fa perché è passata in coppia insieme con l'altra azienda, la Trafo Elettra, di cui vi si diceva. Grazie Assessore. Parola ai consiglieri, se c'è qualche consigliere che intende. Consigliere Scalabrin. Presidente, io farei una richiesta che non c'entra con la cosa, dopo parlo. È inutile che portiamo la mascherina per poi cavarla giù nel momento in cui parliamo al microfono. O la mascherina si tiene proprio per quando c'è da parlare al microfono, se no tanto vale. Siccome poi istintivamente se la cava giù perché fa fatica, però non serve a niente, allora ce la caviamo e buonanotte, insomma, no? Ok. Nel merito della delibera, io credo di dover dare un parere favorevole. A prescindere dal merito della questione, in generale rispetto a un'azienda del territorio che resta nel territorio e che nel territorio investe, se tutti i passaggi amministrativi, burocratici e ambientali sono rispettati, io credo che sia opportuno in generale dare un voto favorevole. Nella fattispecie della circostanza, delle circostanze di questi mesi, a maggior ragione, per cui sarà un voto a favore e nell'occasione faccio anche la dichiarazione di voto per non portare via altro tempo. Consigliere, ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire? Consigliere Meggiolaro Lucia. Buonasera, ringrazio perché in Commissione Ambiente sono state portate successivamente queste
è stato possibile prendere un po' atto di quello che è stato l'iter di queste varianti, e non è sempre facile capire, anche perché è una zona piuttosto, come dire, tormentata. Proprio da questo punto di vista resto dell'avviso che appunto è importante, neanche una parola, dare una mano a chi è un'azienda importante, alle aziende che sono significative, che danno lavoro nel territorio, soprattutto, come diceva il consigliere Scalabrin, in questo momento. Resta il fatto però che ancora una volta, come dire, la ditta prende atto di una zona che ormai è stata, come dire, tormentata, deturpata, strappata al verde un po' alla volta, e quindi giustamente avanza le sue proposte. Dico giustamente nel senso che non c'è niente di illegale, eccetera. Però ecco, non me la sento di dare un voto favorevole a questa cosa, proprio per la posizione che, beh, non in questo Consiglio Comunale perché non ci sono stata, ma nella mia posizione così, anche, come dire, nei confronti di tutta l'operazione pedemontana che ha violentato quel territorio lì, per cui questa non diventa un'ulteriore violenza. Non sto dicendo questo, sto dicendo che si aggiunge a un'operazione in cui ormai c'è ben poco da fare in quella zona lì, però non me la sento di dare un voto favorevole, quindi la mia posizione sarà astenuta, precisando che le posizioni di astensione da parte delle opposizioni non sono, come dire, cattiverie, sono delle aperture e sono delle ragionevolezze. Ecco, lo dico perché forse è stato anche mal interpretato ultimamente cosa vuol dire per un voto di consiglieri di opposizione una posizione di astensione, insomma. Ecco. Grazie. Consigliere Caretta, prima. Sì, ma io volevo chiedere una cosa da un punto di vista poi della votazione, perché io ho un rapporto di lavoro con la medesima azienda e quindi devo capire se devo uscire al momento del voto, altrimenti dico già immediatamente che darò un voto di astensione, insomma, ecco, questo è il... E soprattutto se comunque la sua presenza rimane influente rispetto al voto, c'è la cosiddetta prova di resistenza. Quindi se anche a un certo punto lei fosse interessato, in qualche modo che è difficile da dimostrare perché non fa parte della direzione, comunque c'è il principio della resistenza, anche senza di lei l'atto passerebbe ugualmente e quindi... Bene. Consigliere Luca Antoni. Grazie. Dico anch'io le ragioni della mia astensione. Sono un po' un principio in pratica, posizioni di principio. Viene ulteriormente ridotto il suolo pubblico, no? Perché viene eliminato, per questa delibera viene eliminato il vincolo di quel territorio per l'uso pubblico. La ditta chiede, mi pare, proprio quello che ho letto, che questa concessione deve essere fatta per migliorare la logistica, però c'è anche accordata una abitazione, no? O del proprietario o del custode, e quindi mi sembra che sì, non posso votare favorevolmente. Il discorso del suolo pubblico ne abbiamo già parlato con le richieste, con i ricorsi che sono stati fatti, eccetera, ma appunto quindi non ostacolerò, perché chiaramente è un voto di astensione, ma volevo proprio ribadire questa cosa, perché è vero che non sono tantissimi metri quadri, però per principio quello sarebbe stato una zona, sì, di uso pubblico, zona agricola, non industriale, e in più hanno aggiunto anche la richiesta dell'abitazione per il proprietario o il custode. Ecco. Consigliere, se c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire? Non vedo nessun altro. Beh, allora intervengo io in questo punto come consigliere, e invece io sono completamente d'accordo
Tra l'altro ho fatto anche tanti anni da assessore alle attività produttive e penso che quando un'azienda del territorio faccia un investimento per ingrandirsi o per migliorarsi, per creare nuovi posti di lavoro, sicuramente non per fare lottizzazioni o per fare speculazioni, ma per fare e portare il lavoro, sia sempre benedetto questa operazione. Perché ricordiamoci che se non ci sono le aziende che portano il lavoro, ahimè, tutta l'economia si ferma e stiamo vedendo quali drammi poi andiamo incontro, e il Covid in questo momento ce lo sta insegnando. Quindi grazie invece alla Tecnomec e alle aziende come Tecnomec, che fortunatamente nel nostro territorio sono, negli anni sono state tante, perché è proprio grazie a queste aziende che possiamo tutti quanti vivere comunque in modo migliore, avere la possibilità che gruppi, situazioni di volontariato possano avere anche delle risorse da parte di aziende che possono donare, perché altrimenti anche questo verrebbe a mancare. E quindi tanto di cappello a chi come questi imprenditori cercano invece, lottando contro tutto e tutti, di fare in modo che di portare nuovo lavoro e sempre più lavoro nel nostro territorio. Sicuramente è importante che la crescita sia sostenibile, che non vada sicuramente a impattare in maniera importante i territori, però aziende che già esistono e chiedono delle piccole ampliamenti sono solo da benedire e da incoraggiare e da aiutare, anzi da chiedere grazie. Se c'è qualche altro intervento, se no passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Niente, vedo che non c'è nessuna dichiarazione di voto, quindi andiamo alla votazione. Quindi chi è favorevole alzi la mano. Favorevoli e contrari? Astenuti. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari e astenuti. Allora, punto numero 3. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della rappresentanza delle frazioni e delle altre zone periferiche comunali. Modifica articolo 4. Parola all'assessore Collalto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il 6 aprile 2017 il Consiglio Comunale approvava un regolamento che istituiva la rappresentanza delle frazioni per dare più voce alle istanze delle zone periferiche, prevedendo la nomina dei propri rappresentanti con il compito di segnalare o proporre alternative alle problematiche del proprio territorio. Dopo 3 anni dalla sua approvazione, da una più attenta lettura si appalesa la difficoltà oggettiva della sua applicazione dovuta ad un vincolo posto in un passaggio dell'articolo 4, 3, che di fatto lo rende difficoltoso. Mi riferisco al punto dove indica coloro che non possono essere eletti come rappresentanti, in particolare laddove dice che non possono essere eletti i candidati a sindaco o a consigliere comunale alle elezioni amministrative dell'ultima tornata elettorale conclusasi. È nota a tutti la difficoltà di trovare persone nelle frazioni che devono la propria disponibilità a candidarsi in un qualsiasi partito. Se poi il regolamento vieta a coloro che hanno voluto metterci la propria faccia, quindi di candidarsi a rappresentante della propria frazione, probabilmente fra 3 anni ci troveremo ancora allo stesso punto o quasi, anche perché solitamente chi si candida è un soggetto che conosce le problematiche del territorio in cui vive ed è disponibile a dare una mano ai propri concittadini. Da qui la proposta, tra l'altro discussa in Commissione Statuto e Regolamenti prima del Covid-19, di togliere dal regolamento il passaggio sopracitato e permettere a chiunque sia residente nelle frazioni di proporre la propria candidatura rappresentante, senza rischiare involontariamente di creare cittadini di serie A e cittadini di serie B. Concludo ricordando che la carica di consigliere comunale e nello stesso tempo di rappresentante delle frazioni è incompatibile, o una o l'altra. Grazie. Grazie Assessore. Se c'è qualche consigliere che vuole intervenire, consigliere Savegnago.
Sì, grazie Presidente. Allora, come ha già detto l'assessore, questo regolamento che invito veramente tutti quanti a leggere, perché adesso si parla di abrogazione del secondo punto dell'articolo 4, che è appunto quello dei candidati di abrogare l'elezione alla consulta delle frazioni, candidati a sindaco, consigliere comunale, però io porrei l'attenzione sulle finalità della rappresentanza delle frazioni. Detto questo, ci sono mille cose che i cittadini attivi di buona volontà possono fare, e sono appunto fare forza con l'amministrazione comunale, con i consiglieri eletti proprio, per promuovere e far funzionare meglio il loro territorio e la loro zona praticamente. Questa abrogazione di questo punto effettivamente limitava notevolmente, perché in 3 anni alla fine le persone sono sempre meno che collaborano a livello politico, a livello sociale nel territorio, e come ben sapete sono tutte, moltissime sono state inserite nelle nostre liste elettorali di tutti quanti gli schieramenti. E quindi, se in un primo momento, quando è stato fatto il regolamento, si escludeva perché poteva essere un discorso diamo il contentino, una preferenza, così, visto l'inattualità di questa forma di scrupolo che è stata fatta nello stilare il regolamento, diamo proprio la possibilità, cioè si propone di dare la possibilità veramente a chi ha voglia di fare, di continuare a mettersi in gioco. Io ho finito. Grazie consigliere. Se c'è qualche altro consigliere che prende la parola, consigliere Lucia Migioraro. Grazie. Allora io volevo intanto esprimere un ringraziamento alla consigliera Savegnago, perché non sono stati 3 mesi che abbiamo tutti dimenticato, no? Quindi ho presente che sono stati gli ultimi 2 giorni in montagna trascorsi, e mi aveva contattato in quelle sere concitate in cui usciva l'ordinanza per cui era tutto bloccato, e chiedeva correttamente se era possibile comunque convocarci come commissione regolamenti. La consigliera Luca Antoni, che sarebbe nella commissione regolamenti, non poteva esserci, non potevo esserci neanche io, perché era l'ultimo giorno di fatto di vacanza che mi sono concessa, e dopo stop. E quindi mi ha chiesto la possibilità comunque di poter procedere con questa cosa, e mi ricordo che alle 10:15 di sera ne abbiamo discusso, quindi la ringrazio. Detto questo, ci ritrova favorevoli alla modifica di questa cosa, perché effettivamente in qualche maniera fa un po' da ostacolo la buona volontà di chi in qualsiasi misura voglia mettersi magari in maniera anche più ufficiale a disposizione, perché qui non si parla semplicemente di voler, tra virgolette così, ma essere attivi nelle segnalazioni, ma nel poter magari far parte di una rappresentanza delle frazioni proprio come gruppo, ecco. Per cui va bene questa cosa, sì, sicuramente raffreddava un po' le cose. Mi permetto, ma non per mettere i puntini sulle i, nel 1, 2, 3, 4, quinto punto della delibera, della presentazione, dove c'è scritto: accertato che oggi diviene difficile incontrare una persona con un minimo di disponibilità ad assumere impegni nel sociale, soprattutto da parte delle giovani generazioni, non più inclini a credere nell'impegno pubblico. Ecco, se io avessi steso la delibera, ma so che magari sono un po' delle formule fatte dagli uffici, no? Per cui, per non ripetersi, si fa richiamata, precisato, rammentato, considerato. Accertato è un po' tanto preciso, come dire, ho dei dati alla mano, per cui le giovani generazioni non hanno un minimo di disponibilità. Detto così, ma poi brutti un po' retti, no? Insomma, ci sono tanti ragazzi che si danno da fare nel volontariato, nel sociale, eccetera, no? Non più inclini a credere nell'impegno pubblico. Ecco,
non chiedo una mozione per tirar via questa frase qua, però un po' sì, un po' troppo, è forse preso atto, no? Ecco, preso atto che c'è la difficoltà di trovare persone disponibili, è una forma un po' duretta. Detto questo, io sono favorevole, noi siamo favorevoli, spero che appunto Covid permettendo ci sia una possibilità, come dire, pubblica di poter presentare l'inizio di un'attività in modo tale che qualsiasi sia l'amministrazione che c'è, no, in futuro, nel passato, adesso, eccetera, ci sia in questo gruppo la rappresentanza di più punti di vista, perché questa è la cosa importante. È facile, perché io sono stata anche in maggioranza, avere contatti quando si è amministrazione operativa, che quindi fa, bisogno di fare, bisogno di avere un punto di riferimento veloce per sentire come va, eccetera. Ed è più difficile magari sentire altri punti di vista, quindi che se esiste un gruppo di rappresentanza delle frazioni possa avere, non dico più anime all'interno come rappresentanza politica, ma possa tener conto dei vari punti di vista che vi si possono trovare, insomma, ecco, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Gonella. Così come riportato, la proposta relativa alla delibera in oggetto può apparire un semplice e agevole passaggio verso i prossimi argomenti su cui si andrà a dibattere questa sera. Personalmente, però, sono convinto che anche con queste 40 righe si dovrebbe sviluppare parte del nostro lavoro in qualità di consiglieri comunali. Immagino che nella stesura della delibera del 6 aprile 2017 si facesse anche riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dove si dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Il diritto al voto è il mezzo attraverso il quale il popolo esercita la sovranità sullo Stato. Ai cittadini spetta il compito di indirizzare il lavoro di quanti vengono eletti. Ma ora siamo qui a modificare l'articolo 4 della delibera comunale, chiedendoci il perché. Nel nostro caso il Consiglio Comunale, Giunta e Sindaco decidono di fornire una delega per la rappresentanza delle frazioni allo scopo di facilitare i contatti tra i cittadini e le istituzioni. Nell'ultima tornata elettorale, per nostra fortuna, il Consiglio Comunale non può essere annoverato tra i territori in cui la disaffezione al voto sia stata importante. Rimane comunque il fatto che, leggo, stante il distacco e la distanza da tutto ciò che è interesse politico-partitico espressi dalla maggioranza dei cittadini non più inclini all'impegno politico come una volta, esiste e nei recenti anni c'è stato più di un tentativo per recuperare l'interesse della popolazione verso la gestione della res pubblica. Tutti noi ricordiamo le immagini di chi si è presentato con boccale di birra, altri hanno magnificato piattaforme informatiche, altri ancora hanno pensato di presentarsi in spiaggia al calar del sole. È indubbio il fallimento di queste proposte, che se per il mondo mediatico sono stato motivo per alimentare discussioni e chiacchiere più o meno accese e interessanti, hanno lasciato tutti scontenti. Lo stiamo constatando in questi giorni, vista la palese difficoltà per trovare una quadra dalla quale scaturisca una comune visione che ci permetta di uscire dalla crisi presente. Mi scusi, sanitaria. Può mettersi la mascherina perché... grazie. Il tema della rappresentanza in sede delle istituzioni pubbliche è un argomento che merita attenzione, se non vogliamo che anche a livello locale si acuisca il distacco, ora parzialmente presente, tra gli eletti e i cittadini. I partiti sono stati fondamentali per la stesura della Costituzione, così come negli anni 60-70 sono stati importanti per il raggiungimento di traguardi sociali ed economici. È ormai risaputo e consolidato che la loro spinta si è affievolita, tant'è che ora ci piace di più chiamarli movimenti. Ben venga la modifica proposta all'articolo 4, ma questo non è sufficiente per riaccendere l'interesse verso la gestione del territorio con le sue esigenze.
Siamo in grado di comprendere i sentimenti, le aspirazioni, i desideri, i sogni dei montechiani per un futuro migliore? Siamo capaci di motivare e sensibilizzare e animare le future generazioni? Con il mandato che ci è stato dato, ci è stato anche chiesto di fornire entusiasmo e volontà di partecipazione. È un sogno, ma dovremmo sviluppare e gestire, con l'apporto di singoli, associazioni, gruppi e movimenti politici, progetti amministrativi concreti, portandoli al loro compimento e così rispondendo alle necessità presenti e future della cittadinanza del territorio. Infine, propongo a tutti voi un giochino. Nel cortile della sede municipale è stata posta un'insegna indicante i chilometri che ci separano dai comuni omonimi. Se al posto della parola Montecchio ci fosse la parola i montecchiani, quale distanza ci separerebbe da essi? Quiz questo. Grazie consigliere, se c'è qualche altro consigliere? Consigliere Meggiore, era lungo il discorso, quindi mi sono deconcentrato. Consigliere Meggiolaro. Sì, grazie. Beh, due parole le voglio dire anch'io. Innanzitutto voglio ringraziare la collega Anna Savignaro che praticamente ha lavorato per la stesura appunto di la modifica di questo regolamento qua che noi come gruppo ci trova d'accordo. Mi fa piacere che anche ho sentito nei passaggi che mi hanno preceduto che anche da parte di minoranza mi sembra che quello è l'orientamento, ecco, il fatto di dare la possibilità a cittadini che si sono messi in discussione, che hanno dato la loro disponibilità per le elezioni da consiglieri naturalmente, ed averli esclusi a priori per il fatto appunto che si sono candidati non mi sembrava corretto, ecco, quindi dare la seconda possibilità di fare qualcosa per la cittadinanza, per la nostra città, per il comune in cui risiedono, mi sembra una grande opportunità. Anche perché noi siamo in 16 consiglieri, ricordo che ero seduto qua anche dell'amministrazione del Cecchetto dal 2009-2014, eravamo i 20 consiglieri, quindi una rappresentanza un po' più corposa, diciamo, no? E il fatto di avere appunto dei supporti, delle frazioni, persone che si danno da fare nel territorio, che segnalano alcune problematiche, che dopo si rapportano con noi, abbiamo anche più armi noi per venire qua poi in Consiglio Comunale e discutere. Ecco. Quindi io penso che è un buon polmone per noi per farci lavorare meglio e penso che dobbiamo solo ringraziare queste persone che eventualmente si metteranno in discussione. Io ecco, colgo l'occasione anche per dire che con il sindaco mi sono reso promotore appunto anche del controllo di cittadinanza, che adesso finita questa storia qua della Covid-19 riprenderemo in mano, quindi non ci siamo scordati l'impegno che avevo preso con la cittadinanza e anche questo abbiamo chiesto anche in quella seduta pubblica dei volontari appunto per segnalazioni e quant'altro. Quindi un plauso per questa iniziativa, per questa modifica, quindi noi sicuramente anche la nostra dichiarazione di voto voteremo positivamente. Grazie. Grazie consigliere Meggiolaro. Se c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire? Mi pare di non vedere altre mani alzate, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Se c'è qualche dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto, quindi mettiamo ai voti il punto numero 3, regolamento per l'istituzione e il funzionamento della rappresentanza delle frazioni e delle altre zone periferiche comunali, modifica dell'articolo 4. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari e astenuti. Qua non c'è l'immediata eseguibilità. Bene. Punto numero 4. Regolamento di polizia urbana, integrazione articolo 11, nettezza del suolo e dell'abitato. Parola sempre all'assessore Colalto. Grazie Presidente.
Allora, con questa delibera si propone di modificare, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 11 di Polizia Urbana, relativo all'abbandono indiscriminato di rifiuti in luoghi non pertinenti con grave danno all'immagine e al decoro del nostro territorio comunale. Fermo restando l'efficacia dell'attuale articolo 11 e relative sanzioni, con questo atto si vuole colpire con più forza, elevando la sanzione pecuniaria dalle attuali massimo 160 euro se pagata entro i 60 giorni a ben 500, ridotta al massimo a 460 se pagata entro i 60 giorni, per i casi più evidenti di abbandono di rifiuti in luoghi non preposti. Raccogliendo le raccomandazioni uscite durante la discussione in Commissione Statuto e Regolamenti prima del Covid-19 e aperti a nuove proposte di inserimento che dovessero uscire dalla discussione di stasera, in delibera si propone quanto segue. In deroga a quanto previsto dal precedente primo comma, nei casi in cui l'abbandono in aree residenziali e non del paese, sulle sponde o rippe di fiumi, lungo fossati, aree lungo le strade, di fianco alle recinzioni o mura di abitazioni di fabbricati anche aziendali, riguardi il deposito intenzionale di sacchetti di immondizie, cartoni, materassi, reti da letto, elettrodomestici, mobilia, pneumatici, batterie per auto, materiali edili, Ethernet, guaine catramate, vetri, fusti, bidoni e taniche di metallo o plastica, la violazione sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 450 a 500 euro nel caso di pagamento. Entro i 60 giorni l'importo del pagamento in misura ridotta sarà pari a 460 euro. In tale ipotesi potrà essere aggiunto il recupero delle spese eventualmente necessarie per assicurare lo smaltimento del rifiuto abbandonato. Grazie Assessore Collalto. La parola ai consiglieri. Se c'è qualche consigliere che deve esprimersi. Non vedo... Ah, il segretario. Colpo di scena, segretario che chiede la parola. Una cortesia, volevo suggerire di integrare, è una sciocchezza, ma manca una congiunzione. Quando dice da un minimo di 450 a 500 euro, poi bisognerebbe mettere e nel caso di pagamento entro i 60 giorni. Ecco, manca quella è congiunzione. Non so se ho reso l'idea. Ecco. La proposta è quella di sì, poi un attimo le do la parola. La proposta è quella di inserire, quindi emendiamo, quindi io metterei in votazione la proposta di inserire la parola è all'interno del dispositivo di delibera. Su questo punto che metto in votazione, se c'è qualcuno che deve intervenire di aggiungere la E. Siamo tutti d'accordo? Allora metto in votazione l'emendamento proposto dal segretario relativamente al testo di aggiungere la E così come l'ha esplicitato prima. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti. Bene. Quindi una volta emendato il testo, parola al consigliere PC. Sì, buonasera a tutti. Ma vedo che qui sono elencati tutta una serie di materiali che escludono altri materiali, quindi invito a invece di appunto descrivere una serie di materiali da abbandonare, di dire rifiuti, tutto ciò che appare un rifiuto debba essere sanzionato, perché ad esempio qui mancherebbero, che ne so, la ruota di una bicicletta abbandonata non è un rifiuto, quindi non è, non so se mi sono spiegato, grazie. Grazie consigliere Piccin. Se c'è qualche altro intervento, consigliere Scalabrin. Grazie, io intervengo per ribadire le stesse considerazioni fatte dal mio collega Piccin, che erano quelle che volevo evidenziare quando ho chiesto la parola, perché evidentemente, a meno che non sia una volontà, ne abbiamo anche in parte discusso in commissione,
A meno che non sia la volontà di escludere qualcosa rispetto a qualcos'altro che è presente, il fatto di fare un elenco permette a qualsiasi ricorrente di dire ma nella delibera e nel regolamento non c'è. Allora lui ha fatto l'esempio della ruota di bicicletta, no? Io faccio l'esempio della lattina di birra buttata oppure il pacchetto di sigarette, che ho capito che per un pacchetto di sigarette 460 non c'è scritto, no? Non volevo intervenire, no, poi no, intervengo in questo senso, mi scusi. Dopo le ridò subito la parola, però sì. Io se non ricordo male, forse o ricordo male io, ma abbiamo fatto la famosa commissione. In quella famosa commissione siamo andati avanti un'ora proprio a disquisire di ste robe, dicendo cerchiamo di fare in modo di non andare magari a colpire la persona che incautamente o ha buttato via il pacchetto di sigarette piuttosto che ha lasciato lì il bicchiere, e avevamo proprio in quella commissione tutti quanti richiesto la possibilità di avere un elenco di cose veramente importanti da perseguire, tanto più che poi il segretario, se non ricordo male, disse chiaramente un elenco non sarà mai perfetto perché ci saranno sempre delle cose che mancano e andremo ad aggiungere, a modificarle, a integrarle man mano che dovessero venire fuori. Questo era stato la volontà di quella commissione, però può darsi che mi sbagli io e chiedo scusa se le ho interrotto la parola e le do subito. No, la ringrazio che sono presidente di una famosa commissione, ma adesso io francamente io non mi ricordo quello che ho detto precisamente in quel momento. Ho detto però, facendo l'esempio che continuo a ripetere, anche perché su questa questione, oppure fatto intervenire una pattuglia dei vigili facendo un esposto e una denuncia contro ignoti, ci sono in certe zone del paese che le persone sistematicamente gettano per terra quantità che poi diventano industriali perché a raccogliere. Io ho un esempio fotografabile perché ho fatto tutta una raccolta e l'ho sistemata dentro a un garage. Ho capito che è proprietà privata, ma ostrega, la gente va lì e butta fuori e butta dentro. Ora, se per sbaglio casca una cicca, ho capito, ma se uno sistematicamente in un posto va a buttare bottiglie di vetro, lattine di birra, che qua non sono citate, crea un disagio estetico e non solo estetico, perché poi bisogna andare a raccogliere. Allora io in quell'occasione è vero che avevo preso la parola dicendo stiamo attenti che magari per una banalità si va a... ma nello stesso tempo no, se facciamo un elenco dettagliato allora o lo allunghiamo con un dettaglio molto più articolato oppure decidiamo che certe cose vanno escluse. Allora quello che io adesso dico non è la contestazione del merito della delibera, che dico già non la voto, uso le due mani e la voto con due mani, no? Ma nel momento in cui, siccome anche l'assessore stesso aveva detto la propongo così a meno che non ci sia una articolazione maggiore, credo che sarebbe opportuno o mettere un oggetto generico che possa rappresentare tutte quelle futilità che poi accumulate futilità non sono, oppure rischiamo di fare una delibera che poi nel momento in cui, cioè voglio dire, è più facile che Maurizio Scalabrini butti per terra una lattina che non vada in giro con un materasso per buttarlo, no? In un posto. Quindi io ci metterei dentro quegli oggetti di comune maleducazione che sono la bottiglia vuota, la lattina, non dico il coso del... la sigaretta o la cicca, per carità, ma almeno quelle cose. Allora, Montecchio Maggiore, Alte Ceccato, che fa parte di Montecchio Maggiore, l'incrocio tra via Galvani e via Marconi, che non è l'abitazione mia, ma c'è veramente un quotidiano abuso della maleducazione, perché vanno, bevono e buttano. E sono quantità, perché dentro quel garage, vi invito, sindaco e altri, a venire a vedere, ho fatto una raccolta e l'ho accatastata. Ci sono 7-8 cumuli così di bottiglie, che ho ovviamente separato quasi per
di bottiglie, di barattoli, eccetera, nell'arco di meno di 12 mesi. Siccome è una zona un po' periferica, non è ovviamente frequentata quotidianamente dalla presenza dei vigili, senza contare altre case, compresa la mia, dove ci sono persone che sistematicamente, andando a scuola, prendono quelle cose lì, che sono i tetrapack, che sono le merendine, che sono le cose che io non uso e che vengono sistematicamente buttate per terra. Allora, se il provvedimento ha quello scopo meraviglioso di dire ai cittadini: chi sporca paga, e se non lo capisci paghi pure la maleducazione, ma allora bisogna metterci dentro tutto in modo tale che sia applicabile. Ecco, io chiedo solo questo, non chiedo altro, perché ripeto, comunque io la voto anche così, ma se fosse possibile migliorarla la voterei con due mani. Un attimo, c'è l'assessore Colalto, mi aveva chiesto la parola, e dopo c'è il segretario che vuole intervenire. Sì, grazie Presidente. No, in quella famosa riunione della Commissione proprio la difficoltà stava proprio nel scindere, come dire, tra il colpire il rifiuto selvaggio o chi butta per terra, come ha detto lei, la cicca, il fassoletto, il bicchiere di carta, cioè quelle piccole cose che possono capitare, insomma. No, ecco, quindi quello, come dire, ha imposto nella delibera di trovare una serie, come dire, per escludere quelle piccole cose lì, quindi per non colpire con 500 euro quelle cose lì, di inserire, così come mi era parso di capire quella sera, come dire, dei tipi di materiali, chiamiamoli ingombranti, chiamiamoli voluminosi, chiamiamoli, non so neanche io, come dire, qual è la dicitura esatta o quella più corretta, proprio per scindere le due cose, quindi tra il reato minore, che è già previsto comunque la sanzione, perché se uno butta la cicca per terra, in quel momento passano i vigili, viene sanzionato, e come ho detto prima, il massimo o il minimo se la cava pagando 160 euro. Diverso è quello che mi butta il sacchetto dell'immondizia, non so, in mezzo alla campagna, che mi butta, non so, il materasso, la lavatrice, la mobilia, come è successo, eccetera. Tanto per dire della difficoltà, io avevo già aggiunto di mia mano così, da portare anche nella discussione, per esempio volevo aggiungere che potevo, la parola, non so, l'olio, tanti prendono l'olio, ma l'olio esausto invece di portarlo, visto che tra l'altro è un rifiuto speciale che dovrebbe passare, magari lo buttano in campagna, lo buttano giù per un fossato, eccetera, stracci, sono le vernici, le resine, i colori, che sono tutta roba pericolosa. Poi mi è venuto in mente anche che questa è una cosa molto, come dire, che dà molto fastidio alla gente, anche se la cosa in sé non è voluminosa, è poco più, è come dire, di un pacchetto di sigarette, era la mancata raccolta delle iniezioni canine, che veramente fa schifo vedere in alcuni angoli del paese la gente che va a spasso col cane, e nonostante che 10 metri, perché li abbiamo anche fotografati, ci sia... che ci sia la raccolta, come dire, il contenitore, o ci sia anche il contenitore di sacchetti, eccetera, e le lasciano. Comunque la materia, come dire, è aperta, nel senso che fare l'elenco, come diceva anche il consigliere Piccin, o facciamo un elenco completo, ma sicuramente qualcosa ci scapperà, oppure, come giustamente diceva lei, a questo ci troviamo una parola, una frase, una formula, come dire, che metta in caso in cui chi deve intervenire intervenga e possa intervenire in maniera corretta, senza essere soggetti poi a ricorsi, perché la norma non è abbastanza chiara. E questo qua spero che il dottor Bonsanto, da buon segretario, possa darci una mano, anche qua i nostri colleghi consiglieri. Scusa, c'era il segretario che aveva chiesto la parola prima. Segretario, e poi c'è il consigliere Meggiolare, e poi il consigliere Scalabrini. Volevo solo dire che le preoccupazioni del consigliere Piccin e del consigliere Scalabrin, giuste osservazioni, però devono essere rilette, riviste alla luce del primo comma di quell'articolo, perché se vi ricordate noi eravamo partiti in commissione proprio per ritoccare il comma 1 di questo articolo 11. E come lo volevamo ritoccare? Soltanto dando un'elevazione alla sanzione, pensando di scoraggiare così l'abbandono selvaggio di qualsiasi rifiuto.
Quindi elevando, mentre il primo comma, l'attuale previsione prevede una sanzione da un minimo di 80 a un massimo di 500, naturalmente applicando poi il principio che c'è scritto e stato riportato anche nella delibera dei due principi, che se uno paga entro i 60 giorni può pagare a seconda di qual è l'importo più favorevole o il doppio del minimo o un terzo del massimo. Quindi nel caso in cui venisse applicata una multa in base al primo comma, un cittadino si fa i conti e se la caverebbe, fra virgolette, con 160 euro. La discussione era intervenuta sul fatto che molto probabilmente 160 euro per alcuni signori non basta, per cui si voleva dare una sanzione più alta, modificando naturalmente il minimo e il massimo. In commissione venne fuori alcuni rilievi sul fatto che così procedendo avremmo colpito anche il ragazzo che bevendo la lattina di birra lasciava, fra virgolette, la lattina di birra sul marciapiede. Per cui venne ritenuto invece che non erano queste le fattispecie che si volevano sanzionare in maniera esemplare, ma si disse che si voleva invece colpire con una sanzione più alta proprio i casi di abbandono di rifiuti ingombranti, grandi, no? E allora, dovendo mediare tra le due posizioni, abbiamo lasciato il primo comma che dà praticamente spazio all'applicazione di quelle che sono le problematiche evidenziate dal consigliere Scalabrini, che sostanzialmente si colpisce ugualmente comunque l'abbandono della busta piena di bottiglie di quello e di quell'altro. Ma nello stesso tempo si è voluto raggiungere l'altro obiettivo, quello di dare una sanzione più elevata sostanzialmente per chi invece abbandona frigoriferi di cui a quell'elenco che è stato letto prima. Naturalmente, perché non si è ritenuto di mettere poi una frase che in qualche modo a livello esemplificativo e non esaustivo potesse, per non essere tacciato in caso di sanzione, di abuso da parte della gente, che verrebbe invece in caso di applicare un concetto per analogia, potrebbe essere comunque tacciato di eccessiva analogia. No. Ecco perché è stato fatto un elenco tassativo. Elenco tassativo che, se il Consiglio vuole, possiamo ancora di più andarlo a specificare analiticamente. Perché comunque questo comma si pone come un comma eccezionale al primo comma. Quindi la gente, quando uscirà fuori, se si troverà di fronte alla busta con 10 bottiglie dentro, applicherà il primo comma, dove si va comunque da una sanzione da 80 a 500. Ma se la gente si trova di fronte a un frigorifero messo lì, lasciato in bella esposizione l'idea di Dio, allora applicherà la proposta di questa sera. Se voi vedete, la proposta di questa sera addirittura, sempre in virtù, perché ce lo consente la legge, no? Addirittura prevede pure che in questa fattispecie non venga applicato neanche, non vengano applicati i principi di cui abbiamo parlato prima, cioè quelli del doppio del minimo o di un terzo del massimo, ma che sia già previsto in caso di pagamento nei 60 giorni anche qual è la sanzione, diciamo, di vantaggio. Ecco, quindi secondo me questi articoli, la proposta di oggi va a compensare il primo comma lo possiamo definire di tipo generico e generale, ok? Il secondo invece tende a colpire proprio quei comportamenti che abbandonano rifiuti che o per quantità o per qualità o per specificità e pericolosità dell'abbandono merita una sanzione più esemplare. Questo era, mi pare, il concetto che da quella discussione era emersa. Ecco, forse... Oh.
segretario ha spiegato bene i termini del ragionamento che avevamo fatto allora. Consigliere Meggiolaro Maurizio. Grazie. Dice bene l'assessore Colalto, prima quando ha fatto il suo intervento, che a elencare tutta la serie di rifiuti, e come sollecitava appunto il collega Piccin prima, tutta la serie di rifiuti, probabilmente per quanto analitica o lunga sia questa lista, sicuramente ci dimenticheremo qualcosa, quindi diventa anche difficile comporre, però si può anche fare, non si può nascondere assolutamente. Il fatto di penalizzare tutto quello che è rifiuto, tutto quello che è abbandonato, perché per me tutto quello che è abbandonato diventa rifiuto, e quindi è inutile che uno mi dica l'ho lasciato lì perché per mille motivi, tutto quello che è abbandonato è rifiuto. Sono anche elementi contorti, perché io ho provato anche a guardare cosa succede, no? Sembra quasi che quando, faccio un esempio banale, uno trova in un angolo di una strada, trova due bottiglie di vetro, il quarto, il terza persona che passa, solo per il fatto che vede due bottiglie di vetro, autorizza quella persona che passa a buttare anche la terza bottiglia, come per dire forse quello è l'angolo giusto. Ma questa è ignoranza, questa è maleducazione, questa è malinformazione, e questa malinformazione e maleducazione va penalizzata, giustamente, come dice, voglio dire, il regolamento, va penalizzata con delle sanzioni. Io sollecito invece piuttosto che istruire gli agenti di polizia locale che intervengono e devono valutare loro la sanzione in quel momento lì, come va, voglio dire, data all'utente che in quel momento lì si trova in maniera, voglio dire, fraudolenta o appunto che ha abbandonato il rifiuto. Quindi il fatto anche di abbandonare, di buttare la cicca per terra, a me sinceramente, personalmente, fa schifo, e io penalizzerei tutti quelli che abbandonano, che buttano la cicca dal finestrino, e quindi qua sollecito, anche qua c'è il comandante. Se, naturalmente diventa anche difficile perché le macchine e gli agenti sono quelli che sono, voglio dire, però anche quelle persone che vedono spesso e volentieri che passano per l'abitato e buttano la cicca dal finestrino, io sinceramente, se ci fosse la macchina appunto della polizia, gli andrei dietro, li fermerei e andrei ad applicare il regolamento, perché anche quello fa schifo e va a deturpare il nostro territorio che dovrebbe essere difeso. Ci sono altre città, non dico italiane, anche estere, che non trovi neanche una briciola per terra, perché è talmente pulito, c'è rispetto del bene altrui, perché il bene è di tutti, e questo dovrebbe essere una cosa sacrosante. E ultima cosa, quello che diceva prima il collega Maurizio Scalabrini, forse è da mettere sotto la lente di ingrandimento, perché quella situazione lì sicuramente meriterebbe di essere presa in mano, perché diceva prima che trova i bricchetti del Tetra Pak o la bottiglietta o la lattina di Coca-Cola, lì abbiamo capito che quell'abbandono lì non sono dei grandi, sono dei piccini, sono dei bambini, sono dei studenti. Forse lì ci dovrebbe essere un po' di educazione, e quindi lì si dovrebbe agire magari sulle scuole, sensibilizzare naturalmente gli insegnanti, perché andare a castigare un bambino che ha 6 anni, forse è meglio bacchettargli le mani, in senso metaforico naturalmente, e spiegargli che quello non è il modo. Ecco, se non ha i genitori che gli insegnano queste cose qua, magari dovrebbe essere appunto qualche altro, quindi meglio di tutti gli educatori e gli insegnanti. Ecco, torno a dire appunto, questa è una situazione anomala, quella che giustamente il collega Scalabrini denuncia. Mi viene in mente, nella passata amministrazione, quanto ha lottato l'ex comandante Borgo sull'abbandono dei rifiuti vicino all'ex boom. C'era un angolo che, solo per il fatto che c'era un sacchetto abbandonato, tutti quanti arrivavano, specialmente di notte o la mattina presto, e buttavano il sacco. E abbiamo scoperto, no, io personalmente, il comandante, che arrivavano da altri comuni anche. Quindi andavano a lavorare, la mattina scaricavano lì il sacco.
dopo è stato interrotto, adesso non so se c'è ancora appunto, però dovrebbe essere, so che appunto Borgo quella volta lì ha fatto dei punti dove andava a controllare anche di notte, mi ricordo, mattina presto, si metteva lì a vedere chi riusciva a passare, so che ha avuto anche dei successi, voglio dire, e ha trovato naturalmente i colpevoli, ecco. Quindi torno a dire quello di prima, quello di Scalabrin sicuramente da prendere in mano e vedere realmente di risolverlo, insomma, però non penso che tutto il territorio sia così, assolutamente, è un episodio che speriamo abbia fine. Grazie. Grazie consigliere Meggiolaro, parola al consigliere Scalabrin che prima aveva chiesto. Stavo evidentemente come un esempio, magari probabilmente neanche il più calzante, però se allora vogliamo come dire tenere questa lista, e chiedo al sindaco, ovviamente al segretario, se era possibile, io non dimenticherei alcuni elementi che sono particolarmente fastidiosi se abbandonati. E sono quegli oggetti per cui io mi sono beccato 3 denunce quando ero sindaco, perché erano accatastati opportunamente dentro al recinto del magazzino comunale, e che però, perché non erano coperti secondo le normative, mi sono costate l'equivalente anche di 6 mesi di sindaco, no? Per pagare gli avvocati che mi hanno difeso, per cui non sono stato, sono stato accusato, sono stato assolto, ma ho dovuto lo stesso pagare gli avvocati. E parlo in particolare, voglio dire, delle lampadine esauste, del colore lasciato dentro i barattoli, del materiale tossico e nocivo, degli oli esausti e in qualche maniera dei RAE, perché se uno mi lascia, voglio dire, un pezzo di neon magari anche rotto, o una lampadina alogena magari anche rotta, fa sicuramente più danno di uno che lascia un metro quadro di cartone per strada, no? Perché voglio dire, non è solo la dimensione, ma è anche la componente dell'oggetto che viene abbandonato. Per cui io adesso non ne faccio una questione di principio, se non si aggiunge questo non voto la delibera. Dico che però nella fase di predisposizione finale della delibera, piuttosto che ritornare fra 3 mesi per dire ci siamo dimenticati qualcosa, io chiederei di valutare al segretario, ovviamente alla maggioranza, se alcune delle cose che io ho elencato possono essere inserite, ma credo che sia abbastanza logico che abbandonare un vetro o abbandonare un materiale tossico nocivo o un olio esausto sia peggio abbandonare l'olio esausto che non il pezzettino di vetro, no? Quindi paradossalmente, se io adesso dimentico questo fuori dalla porta, sto bellissimo libro, siccome c'è cartone, sono qua nell'elenco, e uno che lascia 3 bottiglie con dentro la benzina messa per strada, invece si becca 80 euro perché è dentro una bottiglietta. Cioè io cercherei, vista la validità del provvedimento, di renderlo il più adatto a rispondere al problema vero, e cioè che non solo non si vuole vedere le robe brutte per strada, ma non si vuole neanche vedere le cose pericolose abbandonate. Comunque voglio dire, è l'ultimo intervento, perché se la maggioranza recepisce bene, se no comunque il mio voto sarà favorevole. Grazie consigliere, quindi lei non chiede un emendamento per... No, allora la sua proposta, mi scusi, le articoli bene. Ha preso nota, segretario? Olio esausti, lampadine esauste, materiale tossico nocivo. Ha preso nota, segretario, prima? RAE, sì. RAE. No, eventualmente un comma, 2 righe,
dove il Consiglio Comunale, se non vuole ritrovarsi con una delibera su questi elementi, possa delegare la Giunta Comunale ad aggiornare mano a mano che l'esperienza, la vita ti porta a verificare di volta in volta materiale diverso che potrebbe essere inserito in questo elenco, quindi di dare la delega alla Giunta ad aggiornare, fra virgolette, quanto ne ha necessità e occasione questo elenco. Bene, allora scusatemi, ci sono due proposte, la proposta Scalabrin di integrare l'elenco così come è stato e poi eventualmente la proposta del segretario di aggiungere un secondo comma per delegare la Giunta a cosa l'elenco. Perfetto. Andiamo avanti la discussione, dopo mettiamo tutti i voti. Volevo solo anche ricordare, scusi Sindaco, poi le do subito la parola, che c'è anche un altro, c'è un'altra questione, abbandonare comunque rifiuti tossici, pericolosi, c'è il penale, c'è indipendentemente dal tutto. Quindi, cioè, al di là del regolamento, se ti beccano a abbandonare qualcosa quindi voglio dire, e chiudiamo subito lì, senza regolamento. Detto questo, parole al Sindaco. Allora ringrazio i consiglieri perché tutti quanti hanno detto cose veramente interessanti. Volevo un po' ribadire qual era lo scopo di questa delibera. Attualmente esistono già delle sanzioni, solo che non sono differenziate tra il piccolo diciamo, abbandono, la bottiglia, il brichetto del succo di frutta, la cicca, eccetera, da invece gli abbandoni importanti che sono il cosiddetto rifiuto selvaggio. Non si può paragonare due cose completamente diverse che hanno anche, diciamo, da un punto di vista proprio di intenzione, no? Cioè il fatto che uno abbandoni un materasso lungo la strada non è la stessa cosa di uno che invece di buttare la bottiglia dentro il cestino la lascia per terra. Sono tutte e due cose da non fare, però non ha la stessa gravità. Allora abbiamo detto, cerchiamo di differenziare queste due cose. Ecco, questo era lo spirito. E in questo spirito, durante la Commissione Ambiente, che ricordava anche il Presidente, abbiamo detto che se c'è una lista da fare, la lista la teniamo anche aperta, perché ce ne saranno sicuramente altre cose che rientrano. Quindi la proposta che ha fatto il consigliere Scalabrin per me è condivisibile, come pure, meglio ancora, quella che ha proposto il nostro segretario, in modo tale da non dover ogni volta ritrovarci in Consiglio Comunale per andare ad aggiungere qualcos'altro. Ecco, per quanto riguarda tutte le altre cose, le segnalazioni eccetera, vi ricordo che dobbiamo anche saperlo dove ci sono questi luoghi di abbandono, per cui se c'è, diciamo, se ci sono delle posizioni, ne conosciamo alcune storiche, no? Però se ce ne sono delle altre dove c'è un ripetuto abbandono di bottiglie piuttosto che di... segnalatelo, magari segnalatelo all'URP, che allora viene tutto gestito in maniera corretta, e a quel punto lì dopo viene anche preso in mano dalla polizia locale, perché all'URP si fanno segnalazioni, ma dopo il sistema di gestione del comune prevede anche che venga risolta la cosa, vengano date delle risposte ai cittadini che hanno segnalato, e questo succede solo se c'è la segnalazione all'URP. Altrimenti non si riesce a farlo, perché non abbiamo la sfera magica per sapere dove ci sono situazioni che non conosciamo. La stessa cosa, tanto per dire, quando si segnalano le buche per strada, no? Te lo avevo detto che sarà abusa, sì, però tu lo dici, però lo devi dire in maniera formale. Quindi questo è un appello che faccio a tutti i consiglieri: se avete anche voi delle segnalazioni del genere, cercate di indirizzare i cittadini all'URP, ma non perché non le volete diciamo prenderle in carico voi, ma perché così si ha una gestione corretta di tutte queste anomalie che non dovrebbero esserci. Grazie. Sindaco, se ci sono altri interventi, consigliere Savignago. Dell'articolo 11 sui rifiuti selvaggi, chiamiamoli così come li abbiamo chiamati in commissione, il costo anche per assicurare lo smaltimento del rifiuto, perché se lo smaltimento del rifiuto è fatto qua a 100 metri è un discorso, se viene fatto in zone ha un costo molto elevato, quindi
Personalmente invito la Giunta a essere molto pesante, ecco. Grazie. Grazie, consigliere. Se c'è qualche altro consigliere? Non mi sa- sì, dopo passiamo... Ok. Sì, sì, ok. Allora, adesso mettiamo in votazione la proposta fatta dal consigliere Scalabrini, quindi di aggiungere materiale tossico nocivo e i RAE sostanzialmente, giusto? Ok. E questa è la proposta? E la proposta del segretario non sono sovrapponibili e non incompatibili. No, ma poi facciamo una seconda votazione per l'altra proposta. Voglio dire, sì, facciamo sta aggiunta, in più aggiungiamo quella, sì, certo. E siamo a cavallo, okay. Si spera. Sì, ora facciamo due votazioni separate. Ok. Consigliere Bertinato, relativamente alla proposta di emendamento, ok. Quanto ha specificato prima il consigliere Scalabrini, ma nei rifiuti speciali sono già compresi le lattine, la benzina, gli oli esausti e quelle cose lì. Forse sarebbe più da riferirsi alle lattine delle bibite, ai vetri delle bibite, perché penso che i rifiuti speciali comprendano già tutto. Sì, però allora non ne veniamo più fuori rispetto a quello che era la proposta iniziale. Quello è già comunque sanzionato con da 80 a 500 euro, con le possibilità di pagarla entro 60 giorni a 160 euro. Ed è già una... Qua si voleva colpire in maniera più importante da un punto di vista economico i rifiuti, gli abbandoni selvaggi e di un certo peso. Sì, ma quello che volevo dire io è che penso che nella categoria degli rifiuti speciali siano già compresi quello che diceva il consigliere Scalabrini. Ma se è compreso nei rifiuti speciali, secondo me, però può darsi che... Sì. Solo ecco. Basta. Comunque scusatemi, la proposta è questa, quindi rifà... Sì, mi dica. Deve essere sempre messo in correlazione con il primo comma, non dobbiamo dimenticarcelo. E il primo comma parte dicendo: fatta salva l'applicabilità di norme speciali, per cui se c'è un rifiuto che è contemplato da una normativa speciale che prevede una specifica disposizione per quel rifiuto, si applica quella. Ok? Se invece ci troviamo di fronte a un rifiuto, passatemi il termine, ordinario, che non è normato da una normativa speciale, si applica il nostro regolamento. Questo è il concetto. Cioè, il regolamento viene sempre dopo comunque rispetto alla legge, quindi... Ok. C'è qualche altro consigliere Gonella? Penso che in questo caso le persone, l'ufficio più competente per dirimere la questione e per dare atto anche alle preoccupazioni del consigliere, sia quello di demandare alla Giunta di avere la possibilità, penso che sia fattibile, di poter aggiungere a secondo anche del tipo di prodotto che verrà prodotto, perché, scusatemi il termine, adesso ci sono le mascherine. Qua c'è una grande discussione in corso, perché non si capisce se la mascherina è un prodotto normale, se è un prodotto speciale. Ecco, ho fatto un esempio. Quindi io propongo che, capisco il pensiero del consigliere Scalabrini, però io lascerei alla Giunta la possibilità di aggiornare, qualora ne fosse il caso, questo comma.
E quindi considerato anche che è stato già ribadito che l'articolo 1 prevede che si parte dall'articolo 1 del regolamento, che in qualche maniera è la summa di quello che si vuole fare per la tutela del territorio. Però volevo un attimo ricapitolare forse, no? Allora adesso c'è una proposta del consigliere Scalabrin che metteremo ai voti, un emendamento che ha chiesto, che può essere favore, che può essere accolto o non accolto. Poi ci sarà un secondo emendamento che è stato proposto dal segretario, che è proprio questo, quelli che faceva riferimento a lei, anche lì vedremo se poi sarà accolto o meno, tutto qua, a meno che ci siano altri poi emendamenti. Ok, quindi mettiamo in votazione l'emendamento richiesto dal consigliere Scalabrin, così come lo abbiamo sentito prima elencato dal segretario. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Ok. Adesso mi espliciti, segretario, il suo emendamento di integrazione, il comma 2. Allora, delegare alla giunta municipale la competenza di integrare l'elenco di questo comma che va in deroga al comma 1 dell'articolo. Quindi delegare alla giunta municipale. Perfetto. La competenza di integrare questo elenco. Benissimo, chiaro per tutti? Allora mettiamo in votazione l'emendamento proposto dal segretario comunale, così come lo ha citato prima. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Bene. No, no, tutti favorevoli. Tutti favorevoli. Era un po' in ritardo con... Ecco, bene. Finita la discussione, ci sono le dichiarazioni di voto? Non c'è nessuna dichiarazione di voto, mettiamo in discussione, mettiamo alle votazione l'articolo 4, regolamento di pulizia urbana, integrazione articolo 11, nettezza del suolo dell'abitato. Chi è favorevole con le integrazioni votate, come abbiamo detto prima, chi è favorevole alzi la mano. Contrari e astenuti. Sì, c'è la E iniziale, è vero, ma avevamo già votato. Grazie per averci ricordato. Quindi passiamo adesso all'articolo 5, alla proposta di ordine del giorno numero 5, esame, mozione presentata dal capogruppo PD per Montecchio Maggiore, consigliere comunale Lucia Meggiolaro, relativa alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, iniziative a favore di cittadini ed attività economiche ed associative. Parola al consigliere Lucia Meggiolaro. Ecco, prima di dare lettura della mozione volevo chiedere una cosa, Presidente. Sì. Uno, vorrei poter articolare, giusto per non poi perdere tempo nel capire come il mio intervento con la lettura della mozione, e poi vorrei spezzare la mia possibilità di intervento in due interventi da 10 minuti. Allora lei presenta la mozione, ecco. E poi mi chiede la parola per fare il primo intervento. Ecco. Poi volevo chiedere a lei... E poi farà il secondo, quindi sì, presenta, sì, la mozione, ecco. Ed è presente. E poi ci sono... mi chiederà la parola per il primo e il secondo intervento. Grazie. E poi volevo chiedere a lei e al Consiglio se, siccome abbiamo tutti quanti il testo della mozione sotto mano, se possiamo dare per letta... Perché forse è una mozione, quindi mozione... è come fosse un ordine del giorno qualsiasi, quindi i consiglieri comunali hanno la possibilità di intervenire fino a 2 volte per 10 minuti ognuno. Non è un'interrogazione? No. 2 interventi da 10 minuti. Forse ha capito male.
Sì, volevo chiedere a lei, al Consiglio, se, visto che abbiamo tutti la mozione sotto mano e la prima parte è una parte, se volete io la leggo, ma è una parte generica di introduzione, se posso darla per letta e partire a leggere, giusto anche per il discorso di tempo, ma se volete leggo tutto, si chiede al Sindaco e al Consiglio Comunale. Ecco, chiedo. Se per lei va bene, per me va bene, penso tutti i consiglieri comunali se sono d'accordo. Va bene. Va bene, allora sì, perché la prima parte appunto era un'introduzione, tra l'altro scritta il 9 di aprile su quello che stava succedendo, quindi se lo vedete è una introduzione piuttosto, come dire, generica di cose che insomma siamo al corrente tutti. Entro invece nel vivo della discussione. Si chiede al Sindaco e al Consiglio Comunale, per quanto di competenza, di impegnare l'amministrazione a sostenere ed attuare le proposte di seguito elaborate dal gruppo consigliare Partito Democratico per Montecchio Maggiore allo scopo di supportare cittadini e imprese in questa difficile fase emergenziale. Alcune delle proposte elencate trovano nel decreto legge 17 marzo 2020 numero 18 valide procedure di attuazione. Proposte a sostegno di istruzione e famiglie. Aderire all'iniziativa del Ministero dell'Istruzione protocolli in rete, verificando innanzitutto se i singoli istituti del territorio abbiano già aderito o se vi aderiranno. Un'azione a cui possono aderire enti, aziende, associazioni, fondazioni da una parte e scuole dall'altra. Si tratta di accordi operativi che consentono di far incontrare in modo trasparente le scuole che necessitano di PC, tablet e strumenti digitali, per dare l'incomodato d'uso agli alunni privi a casa di questi strumenti necessari per seguire le lezioni a distanza. Una volta finita l'emergenza, questa dotazione diventerà patrimonio della scuola e ne rafforzerà il processo di digitalizzazione. Prevedere per i due istituti comprensivi uno specifico stanziamento destinato a sostenere i progetti che saranno messi in atto per compensare i ritardi educativi di apprendimento dovuti alla sospensione dell'attività didattica. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, prevedere il rimborso sotto forma di storno delle quote del mese di marzo e dei mesi successivi fino al termine dell'emergenza sanitaria. Farsi portatore con la Regione del Veneto, perché al di là dello sblocco dei contributi dello scorso anno attuato nelle ultime settimane, vi sia uno specifico stanziamento per i nidi riconosciuti e le scuole d'infanzia, al fine di sostenerle in questa difficile situazione. Aumentare lo stanziamento di fondi per gli aiuti alimentari e per le altre forme di assistenza per il pagamento degli affitti, delle utenze e trasporti da devolversi alle famiglie e persone singole in grave stato di indigenza, il cui numero è destinato ad aumentare. Valutare misure di prestazione in forma individuale, domiciliare o a distanza per sollevare le famiglie di persone anziane o di persone con disabilità che normalmente frequentavano strutture semiresidenziali, come previste dagli articoli 47 e 48 del decreto legge Cura Italia. In particolare avviare concrete azioni di supporto quali consegna della spesa di farmaci a domicilio, servizio di sostegno psicologico telefonico attraverso l'impiego di professionalità reclutate in qualità di volontari e civici con pubblico appello dell'ente attraverso l'insostituibile contributo dell'Associazione di Protezione Civile. Individuare le persone senza fissa dimora per seguire l'accesso alle prestazioni sanitarie, con particolare attenzione al controllo del Covid-19, oltre che per offrire loro aiuto nelle necessità primarie. Proposte a sostegno delle attività economiche e partite IVA, COSAP e TOSAP, differimento del pagamento il 30 settembre 2020, esenzione canone per gli esercizi di ristorazione bar e ristoranti pari alla durata della sospensione delle relative attività per i giorni di mancato svolgimento del mercato, sospensione del pagamento degli stalli per gli operatori del mercato ambulante, imposta sulle insegne pubblicitarie, esenzione dal pagamento per un periodo pari alla durata della sospensione delle relative attività. Pari differimento al mese di settembre del termine di pagamento della prima rata, prevedere l'esenzione pari alla durata della sospensione per le attività chiuse. IMU, differimento al mese di settembre del pagamento della prima rata. TASI, differimento al mese di settembre pagamento della prima rata, prevedere l'esenzione pari alla durata della sospensione per le attività chiuse. Esenzione del pagamento per canoni e affitti relativi ad immobili o plateatici di proprietà comunale destinati ad attività sospese.
proposti in materia di raccolta differenziata, apertura ecocentri e gestione rifiuti, riaprire il servizio di conferimento rifiuti ecocentro con un adeguato regolamento atto a non causare assembramento, tenuto presente che a detto centro si può accedere esclusivamente in macchina ed essendo dislocato all'aperto, in alternativa attivarsi con il gestore per trovare metodo migliore al ritiro dei rifiuti normalmente conferiti, ingombranti, materiali edile, oli, sfalci, ramagli, eccetera. Ecco, il gruppo consigliere ringrazia, l'abbiamo stesa al 10 e sono non cose generiche per la disponibilità al dialogo, la condivisione di queste proposte, alcune delle quali sono già state, come dire, fatte, per cui noi prendiamo atto e siamo disponibili anche a toglierle da questo elenco, altre sono aperte alla, come dire, discussione. Grazie. Grazie consigliere, è aperta la discussione. C'è qualche consigliere che vuole intervenire? C'è l'assessore Stocchero che vuole intervenire e poi l'assessore Crocco. Buonasera a tutti e grazie Presidente. Sì, ha già anticipato la consigliera Meggiolaro che alcune di queste cose sono già state fatte e volevo elencarle in modo che da essere anche di vedere tutti insieme quello per cui abbiamo lavorato in questo periodo. Per quanto riguarda le scuole, entrambi i comprensivi hanno dotato tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta di dispositivi informatici. Il comprensivo 2 per un totale di 50 tablet e PC. Il tutto è stato finanziato con fondi propri della scuola per scelta. Il comprensivo 1 invece ha preso 15 PC con i fondi del Ministero dell'Istruzione, circa 9.000 euro, e stanziati in situazione di emergenza Covid-19. E ha partecipato a un PON Smart Class FESR ed ha acquistato appunto con questo fondo 17 PC, 2 tablet e un carrello per ricarica. 25 di tutti questi sono stati consegnati alle famiglie che ne avevano bisogno da parte della Protezione Civile e in alcuni casi è stata data anche un'assicurata assistenza tecnica perché alcune famiglie avevano bisogno anche di assistenza. Poi, per quanto riguarda i finanziamenti, il Comune finanzia ogni anno i progetti scolastici approvati dal Collegio Docente e dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera di Giunta Comunale. In totale vengono assegnati 64.000 euro per anno scolastico. Anche per l'anno 2020-2021 provvediamo di confermare gli stessi importi. Gli istituti comprensivi potranno valutare se finanziare specifici progetti per compensare eventuali ritardi educativi di apprendimento collegati alla sospensione dell'attività didattica in presenza, che però è stata sostituita con la didattica a distanza. Inoltre vari decreti in questo periodo si susseguono e quindi staremo a vedere anche come se avremo degli altri importi che ci arriveranno dallo Stato. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, è già stato previsto con delibera di giunta comunale numero 21 del 21 maggio 2020, è stato quantificato un importo di 17.500 euro per il rimborso trasporto alle famiglie per i mesi a cui non hanno usufruito del trasporto stesso di marzo, aprile, maggio e giugno. Poi è stato anticipato il contributo agli asili nido per il 50% e alle scuole d'infanzia paritarie per un totale di 52.000 euro e il saldo lo terremo a breve. Anche perché abbiamo pensato appunto che nonostante fossero chiuse, però appunto essendo paritarie avevano anche la necessità di comunque le spese di bollette oppure di affitti esistevano e quindi abbiamo pensato di anticipare questo 50%. Poi da regolamento abbiamo un fondo comunale di aiuto per il pagamento di affitti ed utenze, inoltre c'è un fondo regionale già stanziato e in parte già utilizzabile che si chiama Sostegno ad Abitare. Questi fondi vengono trasferiti dal Comune di Arzignano che fa da tramite.
C'è un ulteriore fondo gestito dalla Regione che ha deliberato l'erogazione di contributi per il pagamento degli affitti di euro 400 a favore delle famiglie che a causa dell'emergenza Covid hanno visto ridotto in modo importante le entrate nel periodo marzo-maggio 2020. Le domande devono essere presentate nel periodo 15 giugno-5 luglio compresi. Terminata la raccolta delle domande verrà redatta la graduatoria. Per quanto riguarda il Fondo Sostegno Affitti Nazionali, siamo in attesa di indicazioni. Mentre per gli aiuti alimentari, oltre ai buoni spese finanziati, per il Comune di Montecchio sono stati 124.369,69 euro, abbiamo aggiunto la somma messa a disposizione dal Comune di 10.000 euro più 12.000 euro derivanti dalle dotazioni. Abbiamo avuto un inizio raccolta delle domande per buoni alimentari dal 7/4/2020, termine di conclusione delle richieste di intervista per presentare la domanda di buoni alimentari il 25 maggio. Alla data del 3/6, numero 607 domande protocollate, numero 49 interviste effettuate cui non ha fatto seguito la domanda. Sì, alla data del 3/6, 607 domande protocollate, mentre 49 interviste effettuate non ha fatto seguito la domanda. Buoni alimentari erogati sempre al 3/6 a 421 famiglie per complessivi 129.200 euro. Da erogare ad ulteriori 20 famiglie per 5.000 euro, verranno erogate a giorni. Somma ancora a disposizione 8.000 euro. Somma a disposizione delle associazioni di volontariato 4.000 euro, di cui 2.000 già liquidati. Abbiamo provveduto anche, oltre a questi buoni, nel periodo di transizione fra la preparazione e il coordinamento di questi buoni, abbiamo provveduto all'emergenza con la consegna di pacchi alimentari da parte del gruppo di solidarietà, consegnati comunque sempre con il prezioso aiuto della Protezione Civile, che è sempre stata disponibile in questo periodo Covid-19. Appunto, durante il periodo Covid-19 la Protezione Civile si è attivata in modo eccellente per garantire la consegna della spesa e di farmaci a domicilio alle famiglie in difficoltà, quali anziani, disabili e malati, anche malati Covid. Per il sostegno psicologico si sono attivati 3 professionisti volontari che poi hanno redatto una relazione. Si sono messi a disposizione appunto per aiutare i casi più problematici ad affrontare questo periodo difficilissimo, ma anche per sostenere con un piccolo scambio di pensieri, che effettivamente a volte basta poco per sollevare un po' il morale alle persone. Poi non abbiamo avuto persone senza fissa dimora, fortunatamente, ma un soggetto residente è stato ospitato presso la casa d'Alicani, con cui abbiamo una convenzione. La persona stessa rimarrà ospitata a nostro carico fino al 30/6/2020. Grazie. Grazie Assessore Stocchera, Assessore Crocco. Sì, grazie Presidente. Allora, riprendo un passaggio appena fatto dall'assessore Stocchero sul discorso della Protezione Civile. Chiedo al dottor Borghero di distribuire un riepilogo che abbiamo predisposto per rendere, penso giustamente, atto di tutte le attività fatte dalla Protezione Civile e dal volontariato, che ha lavorato in maniera direi perfetta in sinergia con l'amministrazione comunale e tutti gli uffici comunali. Vi tedierò con qualche numero, penso che sia giusto e sia il momento di farlo. Ricordo a tutti i consiglieri che in data 3 marzo è stato aperto il centro operativo comunale, che è stato convertito poi il 30 marzo in centro operativo intercomunale per servire tutti gli 11 comuni che fanno parte dell'istituzione di protezione civile Vicenza 9. Per quanto riguarda la gestione della sala operativa, quindi telefonate e quant'altro, sono stati impiegati 3.138 ore del volontariato.
Vedete nello specchietto sono state ricevute chiamate dai comuni dell'Alto Nove, quindi principalmente da Montico Maggiore 798 telefonate, comunque dai comuni dell'Alto 963 chiamate. Extra Alto abbiamo una ripartizione tra vari comuni, principalmente Vicenza e Arzignano, chiamate extra province e 194 chiamate da enti esterni. Quindi abbiamo 1233 telefonate che sono pervenute. Le tipologie di chiamate, le vedete nella pagina successiva, sono state svariate, dalla gestione del centro operativo alle informazioni sulle mascherine DP 343, 117 richieste di informazioni sulle consegne a domicilio dei beni alimentari, 165 richieste per le consegne di farmaci e prestazioni sanitarie, 43 richieste di informazioni sui buoni spesa, 17 pacchi alimentari richieste, 427 richieste di informazioni su come muoversi e altre 98 richieste, quindi totali 1233. Le attività svolte per Montecchio Maggiore nello specifico, quindi oltre alla gestione della sala operativa che vi ho detto poc'anzi, ci sono state 34 ore per pianificazioni, 84 ore per gestire i social, i totem e quant'altro, 76 ore per ritiro e consegna mascherina a cittadinanza, 102 ore per il cambio del medico, quindi dovuto al pensionamento principalmente del dottor Bari, 31 ore e mezza per presidio di ecocentri e rispetto delle norme, 32 euro presidio del cimitero, 8 ore per la consegna a casa del PC degli alunni del primo comprensivo, 47 ore per l'irrigazione delle piante del territorio dato che a causa del blocco la ditta non poteva eseguirlo, 37 ore per posizionare cartellonistica e parchi giochi, 194 ore di affiancamento alla polizia locale per il pattugliamento del territorio, 53 ore di divulgazione con megafono di messaggi restate a casa, 66 ore di consegne ai buoni alimentari, 36 ore di presidio agli accessi del mercato in piazza Marconi. A questo si aggiungono attività proprio singole, 41 opere di compilazione a domicilio della scheda del cambio medico, 26 di recapito tessera sanitaria, 56 di consegna farmaci a domicilio, 8 di ritiro impegnative e risultati di analisi, 34 casi di trasporto di persone a visite mediche e terapie, 6 consegne pasta a domicilio e 41 consegne di pacche vivere a vari soggetti. Quindi queste sono state fatte dalle varie associazioni che hanno operato nel territorio di Montecchio per 6.019 ore e 212 interventi. Totale chilometri percorsi 3.882. Nello specifico l'attività della protezione civile, proprio nell'associazione, appunto abbiamo 34 ore di riunioni, 84 di gestione social, 76 maschere per le mascherine, 102 per il cambio medico, 31 euro per gli ecocentri, 32 per i cimiteri, 8 ore, vi dicevo appunto, per la consegna di PC, l'irrigazione 47 ore e via di seguito. Quindi 3.830 ore per la protezione civile per Montecchio Maggiore. Poi sono state prestate delle attività per gli altri comuni del distretto. 15 ore destinate alla fornitura e ritiro letti, materassi, casa di riposo del Meledo di Sarego, 24 ore e mezza per lo spostamento del mobilio e per la sanificazione dei locali della casa di riposo di Meledo, 28 euro per il sopralluogo, fornitura e ritiro letti alla casa di riposo di Gambellara, 206 euro per il ritiro e la consegna dei materiali vari per i comuni del distretto, 118 ore per la gestione del magazzino centrale tutto lato, 36 euro per la fornitura e montaggio del gazebo presso la Caritas di Vicenza, e 6 ore per il trasporto dall'ARP all'azienda zero del disinfettante, con un totale di 1.075 km percorsi. Il totale percorsi praticamente dalla Protezione Civile Montecchio Maggiore sono stati 4.165 ore e 2.618 km. Abbiamo poi l'attività dell'Associazione Italiana Soccorritori, che ha fatto 41 consegne a domicilio per il cambio medico, 26 per la consegna della tessera sanitaria a domicilio, 56 per la consegna farmaci a domicilio, 8 per il ritiro di impegnativi e le analisi, 34 ore per il trasporto a visite e terapie e 6 per la consegna a domicilio dei pasti. Quindi totale 16 volontari impiegati, 1.003 ore di interventi, 1.662 km percorsi.
A questo si aggiunge tutta l'attività di scout della CNJ Vicenza 3 di Alte di Montechiamaggiore, che ha destinato 836 ore per la consegna delle mascherine alla popolazione e in aggiunta alle 180 ore fatte da privati cittadini volontari che si sono prestati per l'attività, quindi un totale di 1016 ore e 355 chilometri. Si aggiunge poi l'attività del gruppo Solidarietà Montechiamaggiore, con quale insieme con la protezione civile sono stati consegnati 41 pacchi per 62 ore di attività per la preparazione e la consegna e 322 chilometri impiegati. In più, appunto, gli psicologi che accennava precedentemente l'assessore Stoccaro. Quindi direi che un'attività molto ma molto rilevante, insomma, per star vicini appunto ai cittadini in forma individuale, anche domiciliare e anche a distanza. Fatto questo doveroso, penso, passaggio per ringraziare quanto hanno svolto i volontari, io direi che anche un doveroso ringraziamento va però a tutti i dipendenti comunali che nonostante il lockdown hanno continuato a operare sia da casa che soprattutto dagli uffici e per garantire appunto i servizi alla cittadinanza in questo periodo molto ma molto delicato. Passando a quello che è la parte più economica, riguardo alla cosa per la TOSAP, ricordo che il decreto legge del 19 maggio, il decreto rilancio, introduce già dal periodo del 1 maggio al 31 del 10 l'esenzione del pagamento della TOSAP per i pubblici esercizi che occupano spazi e aree pubbliche finalizzati al distanziamento sociale, quindi in implemento anche dello spazio occupato e quindi per agevolare la ripresa dell'attività, la chiusura dell'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda l'imposta sulle insegne pubblicitarie, ricordo anche qui che la normativa prevede che la scadenza sia il 31 gennaio di ogni anno, quindi i contribuenti avevano già provveduto prima dell'emergenza Covid al versamento. È già previsto anche per legge l'esenzione del pagamento per le insegne che superano i 5 metri quadrati. Per quanto riguarda la Tari, l'amministrazione ha già deciso di spostare la scadenza della prima rata che era prevista ogni anno al 31/7 al 15/10/2020. Siamo in attesa di definire la seconda rata se farla pagare entro il 2019 o se le possibilità di bilancio ce lo permetteranno di traslarla al gennaio 2020. Stiamo definendo appunto la seconda rata, però la prima è già stata decisa di posticiparla al 15 di ottobre 2021, scusi, consigliere. E, tra l'altro vi ricordo che anche il decreto Cura Italia ha introdotto la possibilità di applicare per il 2019 le tariffe della Tari per il 2020 le tariffe della Tari del 2019 e di approvare il piano finanziario entro il 31/12/2020, quindi questo per darvi significato dell'indeterminatezza attuale di quelle che sono le norme nazionali sull'applicazione dei tributi. Noi come Comune appunto ci siamo già comunque spesi per posticipare sicuramente la prima rata che, ricordo, su un piano finanziario di circa 2.700.000 euro significa posticipare entrate per circa 1.350.000 a fronte comunque di fatture che mensilmente il Comune deve mensilmente adeguare alla società che presta il servizio di raccolta dei rifiuti. Vi faccio anche partecipi che tra l'ANCI ci sono corsi parecchi discussioni con il governo, perché se dovessimo anche applicare le delibere ARERA, che è la nuova nuova autorità che dovrebbe andare a determinare le tariffe per i rifiuti, sicuramente questo creerebbe intanto una confusione abissale in questo periodo, però con tutte le riduzioni previste ci sarebbe una richiesta di circa un buco probabilmente in Italia di circa 400 milioni di euro e quindi è in corso un dibattito acceso appunto tra l'ANCI e la Fondazione IFEL e il Governo su come applicare le tariffe del 2020. Tenete presente appunto, come vi dicevo, che sembra che si possa andare a applicare le tariffe, deliberare le tariffe entro il 31/12/2020, quindi vi fa capire quanto va in là il discorso della definizione di quello che è il piano tariffario.
Per quanto riguarda IMU e TASI, ricordo che l'IMU, la TASI, con legge 160 del 27 dicembre dell'anno scorso, è stata inglobata nell'IMU, quindi la TASI non esiste più. Per quanto riguarda l'IMU, anche qui c'è un discorso di diatriba sul discorso del posticipo più o meno. La parte dell'IMU ente Stato è stato anche determinato, è uscita oggi da parte del MEF un'ulteriore delucidazione che l'ente locale non può posticipare la quota dello Stato, perché equivale a miliardi di euro, quindi eventualmente l'attività che si può svolgere è solo a livello di tributi locali. Ritenendo che comunque la parte principale di quelli che sono i pagamenti è la quota anche dello Stato, al momento siamo rimasti fermi, su come la maggior parte comunque dei comuni, sulla scadenza della prima rata al 16 di giugno. Vi ricordo però che c'è una particolarità, che il bilancio preventivo e anche le delibere tributarie sono state prorogate intanto al 31/7, termine appunto di approvazione di bilanci. Si vocifera già che questo termine verrà posticipato al 30 settembre, perché la maggior parte dei comuni che non hanno approvato in anticipo, come abbiamo fatto noi, il bilancio, si trovano molto in difficoltà su riuscire a capire come ripartire le risorse, e la maggior parte dei comuni sta attendendo il 16 di giugno per capire come sarà la tendenza sul pagamento dell'IMU. Pagamento dell'IMU che sarà fondamentale appunto capire, nel senso che la normativa attuale ha applicato anche per gli enti locali la possibilità di ravvedimento per uso lungo. Sapete che bastava posticipare anche di poco il pagamento, e per l'IMU le sanzioni erano piuttosto pesanti. Adesso con la normativa attuale, il ritardato pagamento o insufficiente versamento, il cui sanzione sarebbe del 30%, se fatto entro 30 giorni prevede una sanzione di un decimo di questo importo, e se fatto entro 90 giorni la sanzione di un nono. Questo sicuramente determinerà anche da parte dei consulenti e fiscalisti probabilmente il consiglio a molte aziende soprattutto di posticipare il pagamento, visto la sanzione molto ridotta. Questo ci fa prevedere che gli incassi previsti per giugno saranno molto inferiori rispetto a quelle che sono le aspettative normali. In base a quelli che saranno poi gli effettivi introiti di giugno, vedremo anche come regolare il tutto. Tenete presente che poi, come vi accennavo, una volta che verranno approvati anche il bilancio consuntivo 2019, con la determinazione e la possibilità di utilizzare l'avanzo del 2019, verrà proposto anche sicuramente la destinazione da una parte di questo per andare incontro concordandolo anche magari con le categorie economiche, di creare qualche agevolazione, qualche fondo, o trovare comunque la soluzione migliore per cercare di dare ulteriori agevolazioni sia alle attività economiche ma anche alle famiglie, perché la crisi non è passata e tanti probabilmente a settembre, quando cesserà anche il blocco dei licenziamenti, probabilmente anche qualche famiglia si troverà sicuramente in difficoltà, perché magari qualcun altro resterà senza lavoro. Penso che per le attività economiche e quant'altro ho fatto i passaggi. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, il sindaco aveva emanato a suo tempo una chiusura degli ecocentri, seguendo quelle che erano le direttive del governo e del prefetto. C'è stata una prima apertura poi per le verde ramaglie, sempre su appuntamento, si è passati poi gli ecocentri all'apertura per tutti i rifiuti, e dall'11, mi sembra, sindaco, si ritornerà all'apertura totale di entrambi gli ecocentri senza appuntamento, ma sempre rispettando distanze e evitando gli assembramenti, che sono sempre comunque vietati. Grazie. Grazie assessore. Se c'è qualche consigliere che vuole... sindaco, se un sindaco. Devo aggiungere anche per quanto riguarda le bollette dell'acqua, no? Avete visto che sono arrivate le bollette dell'acqua, sono state spostati i pagamenti a settembre, primo settembre.
E poi c'è un'altra novità proprio di oggi, come bacino dell'acqua abbiamo deciso di stanziare una parte dell'avanzo di bilancio del 2019 e saranno 104.000 euro che verranno divisi su tutti i comuni. A noi spetteranno circa 23.000 euro che saranno destinati ad aiutare le famiglie bisognose per pagare appunto le bollette dell'acqua. Ecco, dobbiamo stabilire quali saranno i criteri per aiutare le famiglie bisognose, un po' come è stato fatto per i buoni spesa, perché non sono stati dati a caso, sono stati stabiliti dei criteri. La stessa cosa verrà fatta magari con criteri diversi anche per dare questi contributi al pagamento delle bollette. Grazie, signor Sindaco. Se c'è qualche consigliere che vuole intervenire. Non vedo. Consigliere Lucantoni. Preso atto che il Comune e l'amministrazione ha lavorato veramente tanto su questa emergenza e chiaramente ringrazio per questi interventi che sono stati sempre abbastanza tempestivi e anche utili. Volevo solo richiamare l'attenzione sul punto, un punto che mi sta a cuore particolarmente, del sostegno all'istruzione. Il sostegno all'istruzione in pratica sia da parte del governo centrale sia quello regionale che la pubblica opinione, diciamo che solo in quest'ultimo periodo c'è stato un riconoscimento di questa emergenza anche a livello di scuola. Diciamo che, come è stato detto più volte anche dagli organi di stampa, le giovani generazioni, insomma la categoria degli alunni, è stata un po' dimenticata. Adesso in questi giorni si è cercato di in fretta un po' di rimediare. Ecco, comunque il danno, al di là degli aiuti, cioè al di là di tutto il lavoro che hanno fatto gli insegnanti, è stato un lavoro anche veramente grande, di quelli che hanno utilizzato la didattica a distanza, al di là di quello, nonostante quello, è mancato molto come offerta educativa e di apprendimento e sociale ai nostri bambini, ai nostri ragazzi. E io penso che mai come in questo periodo l'articolo 3 della nostra Costituzione, che detta di offrire a tutti le stesse opportunità di incontro, di crescita personale, è stato disatteso. Insomma, c'è stato un danno enorme. Ora, per rimediare a questo danno non può bastare che sono stati portati, le scuole si sono date da fare per dotare il più possibile le famiglie di questi mezzi che magari mancavano. Questo non ha risolto molto il problema, perché so, perché ho fatto delle indagini personali, diciamo che a livello di scuola elementare c'è stato un 30, 35, anche 40% di bambini che non ce l'hanno fatta, ma non solo perché magari non avevano lo strumento, perché seguire un ragazzino a livello educativo, insomma, sostituirsi un po' gli insegnanti nella guida, nell'affiancamento, non è facile. Quindi dei buchi ci sono, soprattutto chiaramente da parte, cioè nei bambini che fanno parte di famiglie che in qualche modo sono disagiate a livello culturale, non solo economico. Quindi, a parer mio, il Comune potrebbe fare uno sforzo in più, e per questo che appunto questa mozione mi sembra che, togliendo tutte le iniziative e le attività che sono state già messe in essere, io direi di focalizzare proprio su questo problema, che è un problema che queste generazioni si porteranno avanti per qualche anno, soprattutto i bambini più piccoli. Allora dico di darsi da fare un po' di più, e quindi per esempio non solo, che ne so, la collaborazione dando alle scuole la cifra stanziata per i progetti, che è la stessa degli anni precedenti. Se noi vogliamo veramente coprire qualche lacuna, sanare qualche lacuna e coprire qualche buco, bisogna approfittare del periodo estivo.
Allora, a livello nazionale hanno detto che la scuola riaprirà a settembre e i recuperi saranno fatti a settembre. Ma chi è indietro, soprattutto nelle abilità di base semplici, leggere, far di conto e scrivere, quindi sto parlando di prime, seconde e terze elementari, chi è indietro non gli può bastare un lavoro in più di recupero a settembre quando inizia un nuovo anno scolastico. È proprio il periodo estivo quello più proficuo per creare piccoli gruppi in tutte le, quindi gruppi che non hanno il problema del distanziamento nelle aule, ma piccolissimi gruppi per livello, insomma, nelle modalità che decideranno gli istituti. Però io direi che il Comune dovrebbe fare questo sforzo proprio per affiancare le scuole in modo che non ci sia questo buco estivo. Anche perché, per esempio, i centri estivi, da quello che ho visto un po' in giro, ho sentito, sono comunque, hanno sempre un carattere non di recupero di apprendimenti, ma un carattere così di socializzazione, che è già tantissimo, ma accederanno molti meno bambini degli scorsi anni, proprio perché ci sono problemi di logistica, eccetera. E quindi non solo non accederanno quelli degli anni precedenti, ma rimarranno di nuovo fuori quelli che ne avrebbero più bisogno. Quindi quello che io chiedo, ribadisco anche nel sostenere questo punto della mozione, è proprio che ci sia uno sforzo organizzativo per, insieme alle scuole, cercare di sfruttare al meglio il periodo estivo, cercare di organizzare proprio per chi ha più bisogno, per quelli che sono rimasti più indietro, cercando delle formule anche di, come dire, di graduatorie, ma insomma senza avere la pretesa di dare a tutto tutti. Ecco. Quindi questo è per questo che mi sembra di condividere appieno quello che è stato fatto e anche direi ringraziare proprio per come si è mossa l'amministrazione. Però a questo punto dell'istruzione direi che ancora si potrebbe fare di più. Grazie. Grazie consigliere. Allora, per dire assessore Stocchero. Sì, per rispondere appunto alla consigliera Lucantoni, io avevo chiesto alle scuole per l'attivazione di centri estivi, ma le dirigenti scolastiche hanno preferito per quest'anno, visto appunto il problema Covid del distanziamento e degli insegnanti che non erano disponibili, di non fare i centri estivi. Questo è stato chiesto, ma non è stato accettato. Grazie. Grazie assessore. Adesso parole al consigliere Meggiolaro Claudio e Maurizio. Scusi. Ne tre. Sì, grazie. Io mi ero preparato un po' di roba, un po' di materiale, qua però logicamente con gli interventi degli assessori di competenza, sia l'assessore Stocchero che l'assessore Crocco mi hanno portato via materiale da integrare. Naturalmente è giusto che siano stati loro a dare delle risposte, però quindi vi evito delle ripetizioni. Ecco. Io direi che la gestione dell'amministrazione... Se il comandante, se può, grazie, spostare l'area fumo un po' più distante. Grazie. Consigliere. Ecco, allora continuo. Io direi che la gestione di questa pandemia, di questa situazione anomala che ci ha colpito tutti quanti indirettamente e direttamente, da parte dell'amministrazione è stata ineccepibile. Quindi, secondo me non ci sono sbavature. Dopo, se uno vuole trovare dei difetti, trovare delle lacune, le trova dappertutto, per carità. Io so, mi sono tenuto in contatto con il mio gruppo e anche con con l'amministrazione, e so che tutte le mattine l'assessore e tutti gli assessori, il sindaco e il segretario erano collegati, e tutte le mattine, e non per ultimo anche Chiarello della Protezione Civile, il comandante della Polizia Locale, facevano un briefing tutte le mattine. Quindi
su questo punto c'è da inchinarsi, perché sono stati bravissimi. Anche per loro è stata una prova dura, perché tutte le mattine, come ripeto, trovarsi, infatti avevano i cellulari spenti, perché tutte le volte che chiamavano erano spenti, quindi si rimandava tutto il pomeriggio. Quindi su questo punto qua l'impegno è stato totale, e quindi non è perché ho il microfono in mano e sono davanti al Consiglio Comunale, però è giusto riconoscere quello che è stato fatto. E sinceramente non ho niente da dire. Ecco, grande lavoro fatto anche per ciò che riguarda il documento che ci è stato presentato qua dalla Protezione Civile e dell'assessore Crocco, naturalmente, che è l'assessore di riferimento, dove elenca tutto quello che è stato fatto in maniera minuziosa, e quindi è un documento importantissimo che sinceramente anche qua tutti gli interrogativi e le domande che possiamo porci sinceramente trovano risposta. Quindi bravissimi anche a questo punto qua. Giusto anche sottolineare che nella prima fase, quindi nella fase di questa pandemia, anche tutto il mio gruppo, tutto il gruppo di maggioranza si è attivato per la consegna delle mascherine. Cioè, abbiamo fatto piccole cose, perché rispetto alla giunta abbiamo fatto stupidaggini. Però il piccolo apporto, anche personalmente, io una giornata l'ho dedicata a, ecco, come i miei colleghi. Quindi anche questo è giusto dirlo, che resti a verbale, perché è giusto dirlo. Perché tutti quanti, chi ha preso, quelli, perché ci sono state delle persone che non hanno mai interrotto la loro vita lavorativa, hanno preso una giornata di ferie e l'hanno donata alla comunità. E quindi non sto parlando per me, sto parlando per i colleghi. Anche il collega che ho a fianco, sia le partite IVA che anche quelli che sono dipendenti. Quindi niente da dire su come è stata gestita. L'intervento che ho sentito adesso, prima del mio, della collega Luca Antoni, sinceramente mi lascia sbalordito, perché forse questa mozione qua sarebbe stata indirizzata più al Ministero della Pubblica Istruzione che al Comune, perché l'amministrazione, perché sinceramente più di questo non so cosa potrebbe aver fatto. Ecco. Come giustamente diceva la collega, cioè, scusi, l'assessore Stocchero, si è attivata anche con i dirigenti e con praticamente gli insegnanti, e anche su sto fatto qua c'è stata, voglio dire, un'azione, però con scarse voglio dire, risultati. Ecco. Quindi voglio dire, sinceramente non ci trovo nessuna sbavatura. Ecco. Era giusto dirlo. Non per far polemica, non per altro, però bisogna riconoscere quando qualcuno lavora bene, ecco. E quindi non per ultimo metto il nostro grande governatore, che è stato un esempio per tutta l'Italia e non solo, perché abbiamo avuto un grande governatore e anche lui sempre presente. Grande merito anche al sindaco, che tutti, non dico tutte le settimane, ma quasi, si è praticamente confrontato col prefetto e anche col nostro presidente, col nostro governatore, e quindi tutto quello che era possibile. Quindi si dibatteva fra dei decreti che cambiavano, non dico giorno per giorno, alle indicazioni che arrivavano dal prefetto, e naturalmente non per ultimo dal nostro governatore. Quindi io penso che ci ha colto tutti impreparati, però tutti abbiamo lavorato per portare a casa un risultato degno, con tutta la nostra buona volontà. Ecco. Non mi faccio merito io assolutamente, ma i meriti li do tutti all'amministrazione e a tutti quelli che hanno lavorato con l'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Meggiolaro. Se c'è qualche consigliere Meggiolaro, Lucia. Grazie, ringrazio per gli interventi precedenti, soprattutto per le relazioni puntuali dei due assessori che hanno presentato le attività svolte. Come la mia collega, io sto semplicemente, colgo l'occasione per ringraziare il lavoro svolto. Nessuno ha mosso critiche sulle imperfezioni dell'amministrazione. È evidente che tutto è perfettibile, per cui di fronte a un'emergenza così sicuramente si è mossa con grande attività, con grande senso di responsabilità, con grande preoccupazione, anche con grande competenza. Quindi il nostro riconoscimento è già stato palesato.
Stato. Riguardo alle anche attività, la volontà di mettersi a servizio, io faccio presente che non personalmente perché ero in un'altra situazione, ma so che altre persone del nostro gruppo consigliare si erano messi a disposizione per fare la stessa cosa, però gli è stato risposto che era sufficiente, non ce n'era bisogno. Quindi voglio dire, la possibilità o la volontà di poter fare qualcosa anche da parte dei consiglieri o delle persone di minoranza c'era. Se non l'hanno fatto è perché forse, voglio dire, non è stato forse capito, forse non si voleva coinvolgere, però non questo fuori di polemica, però voglio dire, so anche di altri gruppi non ufficiali che comunque si sono dati la mossa, cioè qui si parla di protezione civile, di Cengei eccetera, no? Anche enti parrocchiali eccetera, che hanno fatto il tutto per tentare di far fronte a questa emergenza che ci ha sorpreso, come dicevi giustamente tu Maurizio, in maniera non prevista, ecco, non prevista a dir poco. Allora, io sono una persona abbastanza concreta, no? Prendo atto che, come dicevo all'inizio, la nostra, o meglio la mozione che abbiamo presentato, era stata depositata il 9 di aprile, quindi ci sono alcune, come dire, proposte che sono state, non abbiamo la presunzione di pensare delle cose originali solo noi, che sono state considerate, sono state già, come dire, risolte, per cui prendiamo atto che nella mozione ci sono presenti cose che sono già state risolte. Però io, riguardo a quello che diceva la consigliera Lucantoni, per esempio il punto 1 e 2 che riguarda, ma non lo vado a rileggere, il discorso della strumentazione, è chiaro che adesso il problema non è tanto questo, o sembra non sia tanto questo, però assessore Stocchero, secondo me quello che normalmente viene fatto, no, perché so viene fatto come potenziamento di progetti, come partecipazione del comune ai progetti del PTOF, secondo me invece ci sarà proprio bisogno di potenziarli un pochino questi, di dare un segnale in più, tenendo presente che le scuole poi sicuramente dal 1° di settembre purtroppo, dico, si troveranno a dover fare delle attività che non è semplicemente l'ordinario. Quindi io le chiedo magari di poter allargare, che poi decidano le scuole come, no, però è evidente che dal 1° di settembre ci saranno delle esigenze che sono straordinarie dal punto di vista della progettualità didattica, perché siamo entrati in una fase nuova anche per la scuola e non sappiamo come andrà a finire, ma non lo sappiamo nel senso che non sappiamo davvero cosa succederà poi con i prossimi 3 mesi. Io spero niente che Madonna di Montebergo faccia il miracolo e sparisse tutto, però potremmo ritrovarci a dover di nuovo lavorare in certe modalità che sono state importanti, ma non facili. Per quanto riguarda il trasporto, eccetera, io sono disponibile a, se volete, rivedere alcuni punti, toglierli, come l'ultimissimo, che è riaprire il servizio di conferimento all'ecocentro. È chiaro che il 10 di aprile c'era una situazione, lei, il sindaco, mi dice che sindaco o l'assessor Croco, forse, che dall'11 cambierà la situazione dell'11 di giugno, no? Tra l'altro qualche cittadino mi ha segnalato un po' il disagio che mentre per Montecchio, che abbiamo tantissimi cittadini, era obbligatorio l'appuntamento, mi sembra che Brendola potesse andare con libertà. È anche vero che noi abbiamo una partecipazione all'interno del Agno Chiampo Ambiente che è un po' diversa, insomma. E quindi io sono qui semplicemente per dire, prendiamo questa mozione, sto parlando di persone, siamo un po' di più rispetto. Ecco, quindi voglio dire, proporzionalmente forse avere un atteggiamento un po' diverso, ma non è per far polemica, possiamo anche stralciare questo punto. Vengo invece all'aspetto più economico. Io ho capito quello che ha spiegato l'assessore Croco e penso che in questo momento non sia facile, però per esempio sull'imposta sulle insegne pubblicitarie la mozione chiede l'esenzione del pagamento del periodo pari alla durata della sospensione, non semplicemente al dilazionamento, e lo stesso vale per quanto riguarda la TARI, l'esenzione pari alla durata della sospensione. E su questi punti, ecco, forse il pagare più in là è una cosa, essere esenti per il periodo in cui l'attività non è stata svolta ha un peso un po' diverso.
Per quanto riguarda cosa pettosa, non ho capito se questa cosa, se il differimento del pagamento è previsto anche per gli operatori di mercato ambulante o solo per gli esercizi di ristorazione, bar e ristoranti. Per quanto riguarda l'IMU, a mio avviso, non proprio perché è una, come dire, è una cosa che non riguarda semplicemente chi ha la seconda casa, intendendo la villetta, no? Ed si abbatte soprattutto su chi ha un'attività. Secondo me il differimento invece di questo sarebbe una cosa assolutamente essenziale ed è una proposta che la mozione dovrebbe considerare essere condivisa. So che mette in difficoltà, però questa è una cosa fondamentale secondo me. Se c'è qualche altro intervento, Luca Antoni, secondo intervento. Sì, no, volevo ribadire solo un punto, perché penso che, ripeto, su questa cosa i ragazzi sconteranno per alcuni anni veramente una diseguaglianza sociale molto forte. Allora, torno a dire, i centri estivi, è vero che avrebbero potuto organizzarli le scuole, ma una volta il comune di Montecchio li organizzava in proprio, no? Utilizzando chiaramente gli spazi, i laboratori, i materiali della scuola e prendendo poi, assumendo il personale di animatori come si faceva. Quindi se la scuola dice di no, ed è vero che c'è stato un ritardo, sono d'accordissimo, dall'alto, no, che la scuola non ha risposto, ci siamo subito, ci hanno messo del tempo. E questo mi dispiace, ma è così, è andata così. Allora, dicevo, proprio in mancanza magari di questa risposta subito della scuola, si poteva rispolverare un po' le iniziative fatte una volta, quindi è fattibile che un comune metta in piedi in proprio il centro estivo. Bastava allora magari, ma ancora si fa in tempo, riunire la commissione istruzione, non sto parlando della cultura, ma proprio riferito al discorso dell'istruzione, e invitare per esempio magari le due rappresentanti legali degli istituti, no? Quindi non è troppo tardi, si può ancora fare, perché forse con un maggiore coinvolgimento di tutte le parti in gioco qualcosa di più si poteva fare. Ecco, volevo solo chiarire questo sui centri estivi, che non spettano di fatto alla scuola, spettano di più al comune, e insieme magari qualcosa si poteva fare di più. Saranno dei numeri minimi, penso, alla fine, i bambini che riusciranno, stante questa situazione, ad approfittare di questa opportunità. Grazie. Se c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire, Scalabrini. Vabbè, io credo che nei momenti di difficoltà è necessario avere un atteggiamento responsabile, e questo, come avevo detto anche nel primo consiglio comunale, è uno di quei momenti particolari, purtroppo, che nessuno immaginava di poter vivere, e che quindi tutta la nazione non aveva preparato. Ma la dimostrazione della unicità dell'evento è data che nella sfortuna in cui siamo incappati di essere praticamente il primo stato occidentale a subire l'attacco del virus, abbiamo dovuto immaginare delle risposte, abbiamo fatto delle scelte, e praticamente tutti i paesi, anche europei, pur vedendo la situazione, hanno pensato di poterla scapolare, hanno cercato di reagire in modo diverso, con ritardo, salvo poi rivedersi e prendere delle iniziative analoghe a quelle dell'Italia. L'esempio più tipico è il Regno Unito, che per dimensione, per numero di popolazione ci è molto vicino, e che inizialmente aveva pensato di seguire una strada esattamente opposta, no? Salvo poi rivedersi. E però quel ritardo nell'impostazione adesso porta il Regno Unito
ad essere in una situazione numericamente peggiore rispetto alla situazione italiana. In tutto questo contesto, io adesso non me la sento di fare delle classifiche, sicuramente sono state fatte tante cose buone, sicuramente qualche volta da qualche parte dell'Italia si è sbagliato e se ci sono stati degli errori colpevoli, poi la magistratura cercherà di chiarire. Però siamo ancora in una fase in cui dobbiamo darci una mano, una fase in cui credo che non sia un problema che anch'io dica che le amministrazioni nel Veneto in generale, in particolare la nostra, ha fatto quello che riteneva di poter fare con dei numeri che sono stati elencati oggi, sui quali non c'è niente da dire se non bravi, anche perché poi è inutile dire potevano farne 46 invece che 45, no? Bravi, bene, nel limite del possibile chi ha potuto ha dato una mano, ed è bello così, perché la comunità si rispecchia anche in questi esercizi di generosità e su questi esercizi si ha la cifra anche del senso di un paese. Nel merito della mozione faccio anche fatica a entrare, onestamente, perché questa mozione è stata presentata in un momento in cui la situazione era molto diversa rispetto ad oggi. Nel frattempo tante cose di buon senso sono state già fatte, altre che probabilmente sono richieste oggi sono superate dalle normative, oppure non sono applicabili per qualche altro motivo che nel frattempo è avvenuto. Però mi resta una sollecitazione, no? Che in qualche maniera in questa mozione rimane e riguarda lo stesso argomento che ha evidenziato la consigliera Luca Antoni. Cioè è evidente che tra tante criticità le persone più anziane e le persone più giovani hanno sofferto molto di più delle altre. I giovani probabilmente molto più difesi rispetto al virus, ma molto più indifesi rispetto invece alla quotidianità di una vita che è stata sconvolta. Che è stata sconvolta sotto l'aspetto della istruzione, ma che soprattutto è stata sconvolta rispetto al tema delle relazioni interpersonali. Perché mentre a dire a una persona come me stai a casa 60 giorni è un problema, per un ragazzo di 10 anni dove magari in famiglia ha pure dei problemi oppure degli spazi limitati, è un problema molto più grosso. E quindi usciremo senza dubbio, purtroppo, da questa situazione, magari brillantemente dal punto di vista sanitario, speriamo non disastrosamente dal punto di vista economico, ma certamente avremo una quantità notevole di ragazzini, di ragazzi, di bambini, di adolescenti che risentiranno pesantemente per anni di questo che è successo, della cosa che è successa. Allora, in questo contesto, spero che avremo la possibilità di discutere in quel famoso consiglio comunale, quindi non perdo altro tempo per spiegare questa situazione. Dove è possibile, sarebbe davvero auspicabile che l'amministrazione prendesse delle iniziative, non dico coercitive nei confronti di un mondo che è autonomo, come la scuola, ma di pressione nei confronti dei dirigenti scolastici perché abbiano il coraggio di affrontare questa difficoltà cercando alcune soluzioni. Quelle possibili, adesso qui non stiamo a giudicare chi è più o meno bravo, chi è più o meno coraggioso, neanche tra i dirigenti scolastici. Ma sicuramente ci sono dei dirigenti che hanno a disposizione degli spazi che non sono
facilmente utilizzabili, ma altri che invece sì. Allora, a me risulta, da discussioni fatte con altre persone, docenti, mamme, psicologhe, eccetera, che in zone vicine, per esempio nella provincia di Verona, in alcune scuole della provincia, su sollecitazione, credo dell'amministrazione comunale, ma comunque in collaborazione tra l'amministrazione comunale e la scuola, tenuto conto che gli asili, le scuole materne, terminano normalmente il 30 giugno, cercando una collaborazione con gli insegnanti, si cerchi di far rientrare volontariamente alcuni bambini che possono utilizzare dal 15 giugno al 30 giugno, e con la disponibilità che sembra esserci tra alcuni insegnanti di poter continuare il servizio fino al 15 luglio. Questo per cercare di alleviare le difficoltà dei bambini, ma anche per venire incontro alle famiglie che magari fanno fatica perché non hanno anziani che possono tenere i bambini, che comunque hanno la fortuna di poter lavorare, ma però con la difficoltà di gestire i bambini, che magari hanno la difficoltà di utilizzare i centri estivi perché sono aumentati i costi oppure perché non c'è spazio a sufficienza, e quindi cercare, come dire, di fare anche un esperimento che poi viene buono per la ripresa di settembre, di dare ai bambini la possibilità non del centro estivo nella scuola, ma di utilizzare gli spazi di un servizio che comunque sarebbe fino al 30 di giugno, posticipandolo magari di una settimana o di 2 settimane. Ecco, siccome io, tra le tante discussioni che ho sentito con addetti ai lavori, mi sono incuriosito di questa cosa, stasera la voglio proporre, non per dire deve essere messa nella mozione, non per dire se non è accettata, ma per sollecitare l'amministrazione a valutare esperienze positive che vengono fatte in zone limitrofe, d'accordo? Che potrebbe essere veramente un piccolo sollievo per un numero non grandissimo di famiglie, ma sicuramente un aiuto grosso ai cittadini di domani, perché questi ragazzini veramente sono stati mortificati, oltre che sacrificati, dalla necessità di stare in casa. Così come sollecito l'amministrazione a provvedere in tutti i modi, ho finito, in tutti i modi per sfruttare le risorse che sono a disposizione per le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle scuole in questi 2 mesi, in modo che poi a settembre, quando si torni in una classe riammodernata, ristrutturata e rimessa nelle condizioni di accettare la presenza dei bambini con le limitazioni, dei ragazzi con le limitazioni che ben conosciamo. Grazie consigliere. Se c'è qualche sindaco. Vedo che la discussione si sta concentrando tutta sulle scuole, ma i problemi sono grandissimi. Comunque, sui centri estivi e sulle scuole, io credo che ci saranno veramente dei grandissimi problemi. Basta pensare che ci vorranno 3-4 volte gli insegnanti che sono previsti adesso. Ci vorranno spazi molto più grandi, ci vorrà 3 volte le strutture che ci sono adesso. Quindi non so, non riesco a immaginare come potrà essere risolto questo problema. E quindi veramente stiamo parlando di piccole cose rispetto a quello che è invece il mondo scuola, che invece ha problemi grandissimi, e su queste cose bisognerebbe avere già delle risposte, ma purtroppo non arrivano queste risposte. Mi dispiace dirlo, ma se tanto è stato fatto da parte dei comuni e delle regioni, altrettanta cosa non è stata fatta da parte dello Stato centrale. Perché se guardiamo bene, ancora adesso ci sono persone che stanno aspettando la cassa integrazione. Non è possibile, dopo 3 mesi, no, che questi non hanno potuto lavorare e stanno ancora aspettando la cassa integrazione di
aprile, di marzo? Ma stiamo scherzando? Lì devono essere date le risposte, se vogliamo essere incisivi. Quello che potevamo fare, noi l'abbiamo fatto. E guardate, io non dico che è, diciamo, una colpa dei presenti, perché sono sicuro che tutti quanti abbiamo fatto il nostro massimo. Sono sicurissimo. Però è indiscutibile che uno scatto di reni ci dovrebbe essere da parte del governo in questo momento. Invece, anche leggendo i giornali oppure ascoltando le televisioni, si vede un governo che sta litigando su tutto. Allora, questo non è il momento di litigare, perché è stato detto benissimo. Questo è il momento di essere uniti, cosa che invece stanno facendo proprio l'opposto. Allora, questa è una cosa che deve essere detta, perché sennò non siamo onesti. Sui centri estivi abbiamo le scuole paritarie che stanno soffrendo all'inverosimile. Abbiamo le scuole paritarie, quindi Murialdine, Ceccato e il Dolcetta, che probabilmente non riusciranno neanche ad aprire quando sarà il momento di aprire. Questo è il dramma, ma non lo potranno fare perché non hanno la possibilità economica di farla, prima ancora degli spazi e tutto il resto. Quindi questi sono problemi gravissimi. Altro quello che è passato fino adesso, che è stato tremendo, ma il futuro è veramente peggiore. Perché se queste sono le premesse e non abbiamo nessun tipo di risposta, perché oltre a litigare tante belle idee confuse ma poco concrete, questa è la sostanza purtroppo, miliardi che devono arrivare da tutte le parti, però il mondo dell'imprenditoria sta soffrendo da morire, e non parliamo della scuola, perché la scuola secondo me non ci dormo neanche la notte io a pensare quale può essere la soluzione del problema, ma penso che come me sia un problema di tutti voi, perché avete figli, avete nipoti, capite che il problema lo tocchiamo tutti con mano, questo problema è grandissimo e, ripeto, non abbiamo ancora uno straccio di risposte, solo litigi, confusioni e tanti miliardi che arrivano da tutte le parti che però non si vedono, non si toccano, non si sentono. Ciacole in pratica, non ci servono le ciacole. Abbiamo bisogno di aiutare le scuole, abbiamo bisogno di aiutare gli imprenditori, abbiamo bisogno di avere delle cose serie che ci vengono proposte. Allora noi come comuni faremo la nostra parte, perché l'abbiamo sempre fatta, anche con la miseria che abbiamo ricevuto per aiutare le persone in difficoltà con i buoni spesa, perché è stata una miseria, è stata una miseria rispetto a quello che paghiamo di tasse. Questa è la realtà. Noi faremo sempre la nostra parte, come l'abbiamo sempre fatta, tutti noi la faremo. Però io veramente a sto punto sono arrabbiato, perché se tutti noi ci stiamo dando da fare l'inverosimile in tutti i modi, perché ho sentito le osservazioni da parte dei consiglieri, le idee ci sono, ma sono una piccola cosa rispetto a quello che possiamo fare noi. Sono veramente una piccolissima cosa. Tuttavia la faremo e abbiamo già fatto tutto quello che è stato scritto in questa bella mozione. Purtroppo è superata questa mozione perché abbiamo già fatto tutto. Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, però ci sono delle cose molto più grandi da affrontare e con le nostre risorse facciamo quello che possiamo purtroppo. Dico purtroppo perché se i miliardi fossero arrivati ai comuni, molto probabilmente sarebbero stati indirizzati in maniera precisa, come è stato fatto, chi ne ha bisogno veramente. Invece vedrete che rischieremo di avere una pioggia di miliardi e non andranno magari neanche a quelli che ne hanno veramente bisogno. Questa è purtroppo la realtà. Grazie. Grazie Sindaco. Consigliere Migliolaro Maurizio. Sì, grazie. Sicuramente tutto questo è stato detto anche dai colleghi che mi hanno preceduto, però questa fase, questa parentesi della nostra vita, oltre ai più piccoli che naturalmente hanno accusato il colpo magari in maniera più violenta, ci ha colto tutti impreparati. E come giustamente diceva il sindaco e gli assessori prima, abbiamo cercato di fare il massimo, tutti, ognuno nelle sue possibilità, e quindi
Non abbiamo niente da recriminare, assolutamente. Io però volevo affrontare un altro discorso, e qua mi riferisco alla collega Lucia Meggiolaro riguardo alla mozione. Giustamente lei mi dice il 9 di aprile eravamo in piena pandemia, quindi logicamente non si poteva sapere tutte le armi che l'amministrazione metteva in campo e risolvendo tutti i problemi che ci stiamo adesso palleggiando, e quindi grande lavoro fatto. Però le ricordo, cara collega, che la settimana scorsa, quando ci siamo trovati a capigruppo, a più voce, io e anche i miei colleghi, le abbiamo chiesto di ritirare questa mozione qua e fare un consiglio comunale ad hoc solo per questo coronavirus qua, o Covid-19. Allora, in quel consiglio comunale qua, che si poteva praticamente progettare, trovare una data, discutere, magari in maniera democratica si poteva discutere, ognuno portava le sue esperienze, ognuno portava delle osservazioni e altro. Il fatto di non ritirare la mozione, io l'ho capita da lei che quando le abbiamo proposto, e non per ultimo anche, mi perdonerà il consigliere Scalabrini, che anche lui era d'accordo a fare appunto il consiglio comunale dedicato a questo argomento qua, le abbiamo chiesto di ritirare la mozione perché abbiamo capito che noi che era fuori tempo massimo, e quindi si poteva la settimana scorsa dire io ritiro la mozione con l'impegno di fare un consiglio comunale, come ho detto prima, solo per questo argomento, e tutti saremmo stati d'accordo perché l'avremmo votato tutti e ci saremmo trovati qua magari anche 5 ore a parlarci e a suggerirci delle cose. Però io ho visto la sua posizione rigida sul fatto che Lucia Meggiolaro ha presentato la mozione, e la mozione si chiama Lucia Meggiolaro, e quindi il fatto di essere protagonista di un punto, tanto è vero che l'ha fatto solo lei, l'ha firmato solo lei, e quindi i suoi colleghi, la minoranza, non l'hanno seguita in questo. E quindi mi dispiace molto che la sua posizione è stata rigida, nonostante più volte le abbiamo chiesto di ritirarla e di dire ritroviamoci, riparliamone, magari in maniera magari più esaustiva, anche amichevole, diciamo, no? Perché tutte quante le idee possono comporre poi suggerimenti al sindaco, all'amministrazione. Però mi dispiace molto perché mi ha deluso, mi ha veramente deluso in quella fase lì, perché l'ho vista, mi perdoni, tanto incazzata, lei doveva per forza portare questa mozione qua, e mi dispiace, perché io ho stima verso di lei, come ho stima di tutti gli altri colleghi che siedono qua, però in questa fase qua mi ha deluso, e questo era giusto dirlo stasera, perché facendo un consiglio comunale dedicato si poteva parlare anche delle mascherine a 50 centesimi che non sono arrivate, della cassa integrazione che deve arrivare, e delle partite IVA che non sono state aiutate. Come mai siamo gli ultimi in Europa per aiuti, quando in Germania sentiamo i gelatai che ricevono 9, 10, 15 mila euro sul conto corrente, e noi, i nostri partite IVA, sono ancora lì che arrancano, tanti non aprono neanche più. Si poteva parlare di tutte queste cose qua, in maniera, voglio dire, democratica. Ecco, solo quello volevo dire. Non mi arrabbio, però mi dispiace molto, ripeto, mi dispiace, lo sottolineo, che lei abbia preso queste posizioni qua. Ho chiuso, grazie. Grazie, consigliere Meggiolaro. Consigliere Gonella. Io avrei sperato di strappare questo foglio. Invece è ancora valido, l'ho scritto qualche giorno fa, e riallacciandomi all'ultimo intervento che condivido, lo leggo. Mi spiace però leggerlo. Purtroppo, a malincuore, dopo il dibattito a cui abbiamo assistito, si rafforza in me ancora più l'amarezza nel vedere sfumata un'occasione di lavoro e di confronto per il nostro consiglio. L'argomento era ed è troppo importante per ridursi unicamente ad un voto. A più riprese, durante la riunione dei capogruppo, era stato chiesto al presentatore della mozione di soprassedere alla stessa, per così permetterci un confronto più ampio e sereno, non inquinato da giudizi e pregiudizi di parte.
Non è stato così. Spiace per noi stessi, ma mi dispiace di più per l'intera comunità di Montecchio Maggiore. Era un'occasione per dimostrare che tutta la rappresentanza politica e amministrativa lavora e che nei momenti peggiori sa ricompattare le forze per il bene comune in uno spirito di collaborazione. Non ho altro da aggiungere, per cui la lista Trapola Sindaco voterà contro. Grazie consigliere Gonella. Consigliere Caretta. Spesso sulle mozioni mi pare di ripetere sempre le stesse cose. Cioè, la mozione ha un testo, stiamo sul testo. Poi se vogliamo parlare del sesso degli angeli, parliamo pure del sesso degli angeli. La mozione impegna l'amministrazione, ok? Che poi siano arrivati o non arrivati, che Tizio ha fatto meglio o peggio di Caio Sempronio. Se ne vogliamo discutere lo possiamo fare, perché lo possiamo comunque decidere. La mozione è una cosa, si vota, ok? Si può votare a favore, si può votare contrario o astenersi sulla mozione. Tutto il resto è trippa. Vogliamo parlare della trippa? Lo decidiamo nella prossima riunione di capigruppo e facciamo un argomento ad hoc. Finita. La questione è mozione, si vota a favore o contro? Grazie. Grazie consigliere Caretta.